dire porco Livio? Ma che cazzo ne facci che? Ma porco Livio! Livio. Colibio. Porco Livio. Se urlo un bel porco Livio, anche se non si vede perché non si dice. Fangulo Livio. Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Angulo Livio.
さす戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがあるわかってるけど水面下で絡まらせるのく透けて見える犠牲に手を待つ I don't need you いつ最後の頼り挑み続け最大自分が美しい乱暴に Buondì. Anzi, balocco, non buondì. Simone Santoro accetta il cambiamento. Accetta il cambiamento. Sei, stai per essere rimpiazzato. E accettalo. Lino Marcone, nuovo, come si chiama, frontman dei Futurio. Nuovo frontman dei Futurio. No, io sto, basta che scrivo. Ta 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 ta, e è il nuovo mogol. Non gli servono i Futurio a Livio. A me non mi serve, io sono una band, in queste mani. Ci vedete quei tizi che hanno tipo 8 strumenti che li suonano, uno col piede, l'altro con una mano, l'altro gli soffiano dentro. È uguale Livio, cioè è c'ha una band nelle mani. È come se avessi le gemme dell'infinito, capito? Avessi due guantoni con cui però creo musica. Livio, è stato sbannato? No. No, sappia, non credo. Non lo so, non ci sono stato più dietro in realtà. Quindi non ve saprei dire. È strenua difesa di Livio Marcone contro le ingiustizie del mondo. E... Grazie Vic. Bella Vic. E vabbè. Vai tranquillo. Vic Derrick si è primezzato. Ah, babbo di minchia. Sono stato assente causa esami. Si cerca di recuperare nei prossimi giorni. E vabbè. Va bene, spero siano andati bene gli esami. E, comunque sì, ho visto una cosa sulla I. Che sulla I. È uscito fuori un diciamo delle informazioni secondo le quali i militari israeliani avrebbero usato la I per decidere alcune dinamiche della guerra in Palestina. No, il New York Times si è fatto causa. Sì, mo è tutto macello. Poi io lì sono dell'idea che se tu prendi una I e gli dici calcolami qual è il modo migliore per eliminare questa cellula? È accettabile delle vittime collaterali pari a 20? Non è che è l'IA che decide le vittime collaterali, le hai decise te dandogli l'input che le accetti. Ma sì, ma poi ma non è ancora a quel livello in cui cioè hai visto già con le squadre di calcio, dimmi chi ha messo il Manchester United. Vabbè, però aspetta, dipende qual è, cioè, credo che la loro IA sia un attimino più hanno detto che aveva una percentuale, cioè praticamente loro hanno usato l'IA per riconoscere e localizzare le persone che facevano parte di Hamas. Ok, per poi andare a farle fuori fondamentalmente. L'hanno trovate. E praticamente questa IA riusciva a localizzarle con il 10% d'errore. Che è basso. È basso, ma relativamente basso, perché vuol dire che se ne ammazzi 10, uno in realtà non c'entrava niente. Che cioè se lo fai su un'altra cosa, scialla. Sulle vite umane un po' meno scialla. Però lì, anche lì, cioè sono i militari che decidono di
prendere per buone quelle informazioni. Ma la domanda è: se non avessi avuto questa percentuale, certo, avresti fatto uguale? A prescindere, no. Ti saresti accollato tu il rischio? No, la domanda è: senza l'IA, come si decidevano queste cose? Probabilmente in maniera ancora più brutale, non lo so. E allo stesso modo, poi gli chiedevano di calcolare qual era il momento migliore, cioè la zona migliore per andare a prenderli. Anzi, l'ha messo il link, e quasi sempre, non hai deciso tu, Manzo. Quasi sempre comunque sia scritto, gli davano delle opzioni in cui era il più sicuro possibile farli fuori, in cui però c'erano delle vittime collaterali civili. E anche lì però, se tu gli dici non accetto vittime collaterali civili, l'IA ti fa il calcolo in zone in cui non ci sono vittime collaterali civili. Sei tu che accetti che ci possano essere vittime collaterali civili quando dai l'input all'IA del calcolo. Quindi boh, adesso, ma mi è scritto, secondo me uscirà fuori una dinamica per cui verrà accusata l'IA senza cuore, la fredda macchina che uccide le persone. Ma secondo me invece dovremmo farci un'altra domanda. Cioè, è accettabile il modo di pensare dei militari? Cioè, è quella semmai la domanda che uno si deve fare. Non l'IA, l'IA in questo caso è il mezzo che più che altro calcola. Hanno senso le guerre? Vabbè. Sì. Ok. Ce la faresti una guerra a Livio? No. Io sì. Io non potrei farmi una guerra da solo. Beh, oddio. Secondo me. Non se ne sentirebbe nessuno. Ti guardi allo specchio, secondo me. Cioè, inizia la guerra domani. E domani non c'è nessuno. Sono tutti anche a casa. Oggi stavo sentendo una cosa molto interessante, Livio, che ti riguarda. Indirettamente. Non è vero, non mi riguardano queste oggi cose. No, non è non ci si sente la guerra. Oggi è finito il Ramadan. Okay. Dici che cazzo me ne frega. Dipende. Perché? Secondo me non me ne fregherà neanche dopo. Dipende. Invece no. Perché? Fantacalcio. No. E ci sarà una, diciamo, discussione in Parlamento. Sei stato superato. Sei stato molto fortunato che ho perso 4-3. Avresti perso contro chiunque, tu sappi. E vabbè, 2 punti, è una partita, zio. Io ne ho fatti 5 a un tizio a caso. Allora, ti stavo dicendo, che cosa succede? E ascemo pure ha perso. È importante questa storia del Ramadan, perché ci sarà una discussione in Parlamento. Quanti sono gli italiani in Italia che praticano il Ramadan? Non lo so. E adesso non sono tantissimi, si aggirano tipo sui 2 milioni, mi pare. Sono abbastanza. Quindi stanno facendo un'interrogazione parlamentare per valutare se inserire il Ramadan come festa nazionale. Cioè, tu adesso Natale non è festa in Italia. Un domani, fine del Ramadan, festa. Cambio culturale non da poco. Vabbè, me lo accollo. Vabbè, ma una festa in più, ma che problema c'è? Bel risvolto psicologico. Ma sì, ma se siamo accollati è ancora meglio, perché dopo metteranno questa festa, altri lotteranno per avere altre feste, ci saranno più feste. No, vabbè, ma tu la guardi dal punto di vista. Però effettivamente finirà che non è Halloween, perché è festivo. No, Halloween perché è festivo il primo in Italia. Non è festivo Halloween. Festivo il primo in Italia Halloween. E facciamo pure il 31. Basta che non mi fanno lavorare. No, sì, certo, se lo guardi da questo punto di vista sono d'accordo, però questo vuol dire che nello stato della Chiesa e del Vaticano ci sono feste che esulano il concetto religioso del Vaticano. No, ma non credo che il Vaticano prenda la festa del Ramadan. No, il Vaticano no, però, cioè, sai, tu sei comunque a Roma, Roma, Italia, c'è il signor sono Papa. Sono due stati diversi. Sì, dicono tutti così. No, non è che dicono tutti così, è così, cioè, che vuol dire dicono tutti così? No, io non dico la xenofobia, però... Babbo di minchia. Top 5 infortuni che Maggi vorrebbe su Livio causati dall'utilizzo dei pesi in palestra da determinati esercizi. Molto specifico, mi piace. Un'ottima top per festeggiare l'anno di ragazzi, sangue. Appena ci saranno settimane un po' più tranquille, faremo la live sulla palestra e il male. La maestra fa male, ecco. La maestra fa male. La palestra fa palesemente male, ma ti ha fatto palesemente male anche alla psiche, non solo al fisico. Mi ha colpito qui e ti ha colpito qui. Vediamo chi ha 50 anni come ci arrivi. Beh, intanto io riesco a grattarmi una scella. Sì, però non ti vedo messo morto. Io al contrario, tu la febbre non la pio. Poi vediamo. Guarda, preferisco avere ogni tanto la febbre, ma potessi, mi prude dietro poter fare così.
Ah, ci stanno invece i pagli. Invece fare così come Balù. Ma io trovo un'alternativa. Tu essere cagionevole, no? Qual è la cura? Dimagrire, quindi non andare più in palestra. La cura, no, no, la non cura, andare in la cura palestra. È inteso come un'alternativa. Grattarsi su un palo e guarda il muro un occhio languido. Va bene, dai, Licchini. Non lo so, non mai convinto. Tryla, signori. Ne avevamo bisogno? Ma sì, dai. Non lo so. Ne avevamo realmente bisogno? Ma tu c'è mai bisogno del cazzo? Ma perché? Ma il Joker 2? Suona proprio male. Ma sarei per attivo. Che vuol dire suona male Joker 2? Joker 2, vabbè. Capito? Non sembra male. No, sì, ma questo sarà acclamato un gran film, già si vede. Ma sì, ma vabbè, ma come il primo, cioè, l'hai visto il primo? Sì. E allora, cioè, che ti aspettavi? Che improvvisamente diventasse un'altra cosa? No, però stavolta hanno calcato molto più la mano sull'autorialità, secondo me. Vediamo. Anche perché hanno cambiato la storia, perché in realtà lei era l'assistente. Sì, infatti mi sembra. Però non lo so, perché è strano, perché ci sono un sacco di scene fuori, quindi non mi è chiaro lei cos'è, perché se fosse anche lei una... Così sembra una dentro al manicomio. Sembra, però dopo si vedono le scene in cui lei sta in giro, tranquilla. Però Lady Gaga ce la vedo bene. Sì. Forse sono tipo dei sogni lucidi, immagino, tipo sogni lucidi, una cosa del genere. Però c'è pure quando c'è la... Cioè, ad esempio, lei che parla con lui, sembra che lui sta dentro, ma lei sta fuori. Adesso alla fine, quando gli fa il disegno del sorriso, pure no, che sì, non è, lo sta prendendo per il culo, cioè è la psichiatra che fa finta di essere un criminale per capirlo, dici, meglio. Ok, può essere, fa l'infiltrato. Ma guarda che la Germanotta non è male come attrice, purtroppo ha recitato in quella merda di House of Gucci, Dio me ne scampi. Però se avete visto A Star Is Born, non è male la Germanotta. Sì, canterà, sì. Ovviamente canterà la Germanotta, ce l'ha per contratto. Ah, vabbè, sì. Vabbè, ce l'ha per contratto. E penso che per contratto le abbiano anche fatto fare le canzoni. Vuole un altro Oscar la Germanotta, ovviamente. Però non è più quella di Mephist. Ah, dici, Busco voleva Bellatrix Lestrange come... ci poteva grande, pure stare. Però sì, secondo me comincia a essere... È grande e poi... Non c'è troppo niente come fisico. Dovrebbe physique essere mezza bionda. Ma che c'entra Physique Durotta? Ma che ti frega? No, Livio, stesso discorso che... Perché hanno preso Margot Robbie per fare Harley Quinn e non hanno preso un'altra fregna, ma... Ma perché Coso, quello che è morto, era uguale a Joker? Heath Ledger non è uguale a Joker. Eppure lo prendi, cioè se è bravo, cioè, lo prendi uguale. Ma Joker c'è tutto pitturato, cioè, no, però è molto secco, anche la faccia allungata. Phoenix ci sta di più come physique du role rispetto a Nicholson, mica è secco. Heath Ledger c'ha la faccia rotonda. Bella Nicholas. Guarda che lui è eccezionato. Esatto, neanche Bale è uguale a Wayne, sono d'accordo. Nel senso, funziona fino a un certo secondo punto, me è più Batman lui che, non lo so, tipo Timothy Dalton a suo tempo fisicamente c'entrava un cazzo. Regà, ma infatti, ma non è importante, ma secondo me non è tanto il physique du role a livello fisico, è che ci sono delle prerogative che devono Superman stare bene all'attrice, cioè lei deve essere bionda. Poi non so se i capelli se gliel'hanno cambiato. C'ha... Sì, deve essere pure relativamente bassa, cioè massimo 1,70 m. Perché attrice è alta, vabbè, cosa. No, però è il capello e poi le facce è troppo vecchia. No, sono d'accordo. Quello forse è grande. Mazza, no, Harley Quinn è giovane. Harley Quinn è una Lady Gaga. Non ci arriva a 40 anni, Lady Gaga. No, non credo. Mi dite quanto è tanto anni più vecchia. Bella Trix Extreme. Secondo me va per i 50. Ma pure no, che va per i 50? Ma l'ha superati lei. Dici? Ma certo. Considera che ha fatto 60, cosa, no, però più di 50. Ha fatto Fight Club.
Fight Club sono 25 anni 57 fa, eh? Elena Bonham Carter, 57 e Germanotta 38, ok, vabbè, ok, allora ok, ok, non pensavo ci fosse questo divario d'età, no, cioè. Ma si vede che è troppo grande, ma si vede dalla faccia, perché Harley Quinn è l'assistente psichiatra, è una giovane apprendista psichiatra, sì, sì, quindi sì, non sì, può essere una 57enne. No, no, certo, su questo, quello su non questo si sì può fare. Vabbè, troppo. Vabbè. Monica Bellucci, non c'entra un cazzo. Vai, ecco, lei è ancora più vecchia, mi sa. No? Monica Bellucci, ma no, ma è lo stesso discorso, ci sono alcuni ruoli, purtroppo, che nel mondo di Hollywood hanno ancora un retaggio culturale del passato. Vuoi fa Superman? 1,90 m. Sotto 1,90 m non fai Superman, c'è poco da fare. Questa è un'altra cazzata. Andiamo a vedere quanto sono arti tutti i Superman. Ma che c'entra, se prendi uno di 1,85 non può fare Superman, sì. Ma che ma dici, sì, dai. Può, non so se allora, Cristiano molti... Ronaldo, un Superman perfetto. No. Ma dai, sì, fisicamente, ma no, fisicamente è troppo magro per fare Superman. Allora, Henry Cavill è Superman. È per dire, cioè nel senso... Vabbè, è per vabbè dire. Dai, next, dai che allunga la cosa. Ma no, non è quello, è che semplicemente lo prendo del 1,90 m. I lavori per la Sagrada Famiglia saranno sì, 2026. Abbiamo finito finalmente. Miracolo. A 100 anni dalla morte di Gaudì. Mamma mia, cioè, non credevo sarebbero mai finiti. E invece ce l'hanno fatta. L'hanno fatto. Me lo ricordo quel incredibile giorno. Brutta storia. Sei contento, Livio? Finalmente ti ricordi quel giorno, brutta storia. Ma puoi andare a vedere dal vivo. Si è incendiato, Livio. Quella era Notre Dame. Sì, quella è Notre Dame. E questo che gli è successo? Dove sta la Sagrada Famiglia, Livio? No, dico, scusa, non era successo che avevano preso c'era l'incendio, scusa. Ma no, ma la Sagrada Famiglia ci ha avuto parecchi problemi negli anni, non è mai stata finita. Cioè io ormai, no, quanti anni fa è che siamo andati? 2006. Quindi più di 15 anni fa c'erano i lavori. Non mi sono confuso. Pensavo era la Sagrada Famiglia che aveva preso fuoco. Dovresti sapere dove è la Sagrada Famiglia, Livio. Vabbè. Perché il nome dici restringe il campo. ma comunque sia. Sta in Spa? In Spagna. Però non so dove. È facile. Guarda, sta a Madrid? No. Sei sicuro? Non sei sicuro. No. Mi metti ansia, sono questo. Quelle cose che poi dice se allora, sbaglio. Ti do 4 opzioni. Madrid, Barcellona, Siviglia, Valencia. Io ero convinto Barcellona. Però mi metti i dubbi. E quindi rimango su Barcellona. La accendiamo? Sì. Bravo. Vedi, perché tu mi metti i dubbi, io in realtà le so le cose. Essere sicuro è importante nella vita, eh. Mi metti i dubbi. Visto, questo avresti vinto al milionario, bravo, sì, Livio. Sì, 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 alla domanda da 50 euro. Anche quella. Importante passare pure quella. Next. Vabbè, poi. Fumetto. Con la prima apparizione di Superman, originalmente venduto per 10 centesimi, è stata aggiudicata all'asta per 6 milioni di dollari. Vabbè, ci sta. Te ce l'hai un fumetto che te puoi rivendere a queste cifre? No. C'è qualcosa qua che te puoi rivendere? Pupazzo mi posso rivendere, sì. A quelle cifre, no. Quanto è che ci il problema fare, è che probabilmente quello che l'aveva acquistato è morto, quindi non credo ci faccia molto con quei soldi. Vabbè, magari è un po' quella la problematica. Vabbè, i nipoti, sono ricchi, sì, nipoti. Sì, sono ricchi nipoti. Allora, ha eclissato il precedente primato detenuto da Amazing Fantasy numero 15, che aveva salutato l'arrivo di Spider-Man vendendo 3,6 milioni di dollari nel settembre del 2021. No, certo, Vic, però 10 centesimi dell'epoca, pure che so 100 euro da adesso, e comunque non so 100 euro da adesso, perché se vende il fumetto o la prima apparizione di Superman al tempo, a quanto vendevano? Corrispettivo dei 10 dollari? O 10? Pure di meno. Magari era un'edizione particolare, quindi... No, per carità, però... Vabbè, raga, questo con tutte le cose, le carte Pokémon, i Bitcoin. Sì, vabbè, però io vorrei anche dire che ci sono alcune cose che fanno questo epilogo, ma
per alcune ce ne sono migliaia di altre che invece semplicemente non valgono niente. Sì, oh my God. Cioè, tu ci puoi provare, scommetti sulla roba, ma non è detto, cioè tanta roba diventa paccottiglia e basta. Non... Ma sì, se tu adesso c'hai un box Pokémon sigillato della prima edizione Shadowless, sai quanto te vale? Sì, sì, però allo stesso tempo, se che ne so, se ce l'hai del gioco di World of Warcraft, quello cartaceo, probabilmente non vale un cazzo. No, no. Cioè, ho giocato a 2000 giochi, ho giocato al gioco di Naruto, al gioco di One Piece. Tu c'hai la carta, come si chiama? Di Harry Potter. Vabbè, quella forse tra 20 anni, se non muore il gioco. Tienila bene quella carta, eh. No, la sto tenendo, è imbustata, sta lì. Forse dovrei gradarla. Però ho visto che costa tanto gradare le carte, costa tipo 20 euro. Minchia. 20 euro a carta. Porca vacca. Mo sto a fare un po' di giri su Vinted, su Wallapop per le carte Pokémon, ma boh, non lo so. Vabbè. Poi arriviamo al dunque. Sì. Dunquiamo. Allora, bentornati ragazzi alla Champions League degli anime. E ma Card Market c'ha i prezzi giusti. Tocca trovare gli affari. Tocca trovare gli affari, certo. Siamo arrivati agli ottavi di finale. Oggi faremo, se riusciamo, sia andata che ritorno. E c'è una nuova dinamica aggiunta. Aspetta, prendo il dado per il maestro. Siete riusciti a far eliminare leva 0-1. Complimenti, grazie. Se lo meritava, cioè, nel senso, che vuole fa? Contro Yancha Sagasayan, ma che vuole fa? Obi a cazzottini, ma che fa? Allora, oltre alla dinamica di scelta tra un campo speciale o una condizione di vittoria speciale, come abbiamo fatto già ai sedicesimi di finale, si aggiunge anche il panettone balocco. Cosa ha dentro il panettone balocco? Il panettone balocco ha dei bonus e dei malus che possono essere applicati a uno dei due personaggi. Come funzioneranno i bonus e i malus del panettone balocco? Visto che Maggi vuole che ci sia una differenza tra in casa e fuori casa, perché altrimenti si triggera, pescheremo il bonus o il malus. Se è un bonus, andrà al personaggio che gioca in casa. Se invece è un malus, importante, il caso è fuori casa, andrà al personaggio che gioca fuori casa. Così il maestro importante. È contento. Non avrebbe pareggiato fuori casa l'Arsenal ieri. Casa sì, ho Gaston, calciatore arrogante, foil. Il Fly Emirates che spinge. Ne ho tre. Il Fly Emirates spinge pareggi, se no no. Mamma mia, che allora, goda coglioni. Dobbiamo fare una cosa però. Dobbiamo fare andata e ritorno insieme. Ah, perché devi fare la cosa, immaginavo. Se invece fai che... Va bene. Fai come l'altra volta. Vabbè, dai. Fai andata e ritorno insieme, uno dopo l'altro. Hanno fatto bene a dare rigore al Bayern. A toccare l'ha toccato. Dai, però sì, dai, ci sta. Io sono d'accordo con l'arbitro. Allora, a toccare l'ha toccato. Sì, quanto però... ha accentuato? No, sono d'accordo pure con l'arbitro. Sì, devo un po' smettere di perché, perché rovini una partita per una svista che non è che dici dai, c'è postata. Ah, ma è quello, ha quasi dato il calcio lui. Cioè. È un fair play. Anche perché se, essenzialmente, se mi avessero dato a me un rigore così, io l'avrei sbagliato apposta. No, non l'avessi mai sbagliato. Si chiama fair play. Andavi in tribuna, no, tutte no. Il Real c'ha il culo in faccia. Cioè, ha fatto i primi due gol, due deviazioni nette. E poveraccio il portiere che si è preso questi due gol senza poter fare niente. Marzo. Ciao zia. Ciao zia. No. Guarda, che cosa dire? Quello di Rodrigo. Rodrigo. Vabbè, la puntina ha fatto. Mi sa che non l'hai visto bene oggi. Quello è passato l'aveva parata via... il difensore. No, non è passato te cambiare il difensore. Ha preso il tacco del difensore e è andata dalla parte opposta rispetto a dove stava il portiere l'aveva parata. E invece no. Gol quanto anche forte quello. E problema gli manca, non deve giocare con una punta, se lui fa la punta non, quindi no. Non è sto granché, no è forte, però è, secondo me è probabilmente l'esterno più forte al mondo, esterno sì, però non è un goleador, quello è il problema, là deve segnare. Il problema è Real de Costanza c'ha la punta, ma se gioca Livio punta, se con Livio punta non vincono.
Ma non, me, non mi pare che stia andando troppo male in Champions. No, vabbè, sono fuori, vabbè, sempre, capito, c'è quello là dietro che segna come una punta, grazie al cazzo. Sta compensando quell'altro, il fatto che c'hanno una, le punte su Joselu, Brahim Diaz, Rodriguez. Infatti giocava Rodrigo Vinicius. Non sono punte, è quello il fatto, non sono punte. Vi sta di bene in campionato che Real Madrid, che il Barcellona sta a fa schifo. Ma c'è uno squadrone in Real Madrid, magistica. Manca la punta, gli manca proprio la punta Real Madrid. Ma si vede palesemente che non c'è più Benzema là davanti. Beh. Non la vince la Champions sta squadra così, Voi vedete al City, vabbè, of Manchester Stadium che gli racconta. Vince la Champions non vuol dire no, che è sia squadra... forte, è forte. Però con Mbappé, sì, Mbappé in, davvero ti dico che secondo me è più forte domina, Real Madrid. Cioè le altre squadre valgono la metà del Real Madrid. Va bene. Cominciamo, faremo andate e ritorno uno dietro l'altro, così almeno la dinamica logistica non crea problemi. Ale, l'ho fatto apposta, cioè non pensavo che avrei messo la canzone tutti a dire bellissimo, ma è ovvio che l'ho trovata. Mi aspettavo che tutti dicevano, genio. Era palesemente per rompere i coglioni. Giusto, l'importante è che se ne parli. Vai, iniziamo. Iniziano gli ottavi di finale. Primo scontro. Sweet 16. Che carino. Chi è? Allora, Eren e Armin contro Gara. Eren e Armin, la prima la fanno in casa, la, quindi rolla al dado, Maggi. Ma non era il... Questo è interessante. Uguale, Maggi, qualsiasi dato tiri funziona sempre. 8. Ok, campo speciale. Mamma mia, quanto mi fa sesso! Olanda desolata. Landa desolata. Quindi okay, non c'è problema. Invece bonus o malus. E botte, quindi? Botte. Ok. Allora, questo è un bonus, quindi va ad Eren e Armin. E per questo combattimento Eren e Armin sono più veloci dell'avversario. Quindi sono più veloci di gara. Votate. Desolata con sabbia. Beh, l'anda no, desolata. Desolata non c'è la sabbia. No, però, vabbè, ma Cazzo lui. Vabbè, che la... desolato è? È il desolato che ti fa comodo a te, scusa. E hanno vinto. Eren e Armin. Sì, perché? E gli lancia le frecce. Sei pure più veloce a lanciargli le frecce, addio. Il martello lancia. Oh, tu sì, usa. Ma lui le può bloccare, però. Ho capito, sono due, vabbè, che okay, blocca le frecce. Sono tutte e due più veloci del arrivate del colossale. Ma aspetta, però. Cioè, essere più veloci non per forza ti fa vincere. Poi dipende anche quanto. Cioè, se sei. Ma sono perfetti in combinazione, più... no? Uno da vicino e uno da lontano. No. Io non sono d'accordo perché. Due contro uno. Sì, ma sono, tra virgolette, scarsi. Ma che scarsi? Sono due contro uno, di cui uno ti tiene a distanza da lontano mentre ti spara le frecce e l'altro ti viene addosso che è alto 60 metri. Oh, prego, vai da solo, vedi che fai. Ma che c'entra? Ma come che c'entra? Come li batte? No, sono curioso. Questo c'ha la sabbia. E vabbè, che ci fa con la sabbia contro due tizi? Oh, è alto 60 metri, Armin, Bella, troppo rosso. Un anno. Oggi un sacco di anniversari. Troppo rosso si è iscritto come un babbo. Un anno GGWP. No, ma sì, ma a parte che Armin esplode, ma è poi c'è... Però secondo me, non lo so, perché Gara si protegge molto bene, Cioè secondo me l'esplosione Giovi riesce a fare... Fa. Ma sono addirittura più veloci in questa botta. I ball. Ma te lo immagini un colossale che va veloce? E Gara vola? Che 160 cosa... metri! E chi se ne frega, quello sta sopra di 80! Cioè, ma che vuol dire? E quell'altro gli spara le frecce da lontano. Gli spara le frecce. Guarda, se quello vola, no, cioè, allora, secondo me, io penso che darò un 1 pari, Cioè, secondo me il fatto che lui voli è tanta roba, contando che può fare un sacco di roba con la sabbia. Funerali del deserto, roba grossa. Poi in una landa desolata dove ci può essere sabbia... Ma chi ti ha detto che in una landa desolata c'è sabbia? Secondo me... landa desolata, mi immagino ci sia erba, sabbia... No, landa desolata io la vedo come... C'è presente il combattimento tra Vegeta e Goku? Quello. E allora c'è un botto di sabbia. Quello, roccia, diciamo. Roccia, cioè... sì, con sabbia, roba. Quindi, cioè, in realtà Gara può fare tante cose. Quello, cioè, se vola, se ha il tempo di volare, è vinta.
Ma dai. Perché le brutte Armin si fa esplodere. La cosa è che se Armin si fa esplodere prima che lui voli. Eh beh, più veloce, gli arriva addosso prima che quello alzi sì, in volo. Sì, 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 ah, sono d'accordo, più cioè, veloce, non c'è sabbia di per sé, ma più veloce non vuol dire che è talmente più veloce che lui non ha il tempo di reagire. Più veloce vuol dire un po' più veloce, immagino. No, più veloce vuol dire che semplicemente che se io volo e te, lui e tu devi trasformare e venirmi più addosso. Veloce, più veloce vuol dire che se partono da zero. Più veloce può essere anche che io ci metto 10 secondi e tu ci metti 9 secondi e 99. Ah. Cioè, oh, ciao Barbara. Meno uno all'anniversario, vedi? È un altro quasi anniversario. No, ma a prescindere che finisce il chakra, ma io prevedo questo uno scontro veloce. E poi Gara è sempre Gara, secondo me, è uno che è abituato ad avere scontri dove l'avversario è più veloce, perché Gara è lento. Sono due, però non è da solo. Sì, ma sono due che fondamentalmente sono abbastanza scarsi. Ma di che Eren è scarso? C'ha 8 giganti dentro di sé, è scarso Eren. Beh, guarda che con confronto agli altri battle, sì. Il gigante più forte che c'ha Eren per quanto riguarda è il martello, perché ha il potere dell'immaginazione. Ecco, questo mi pare molto alla Rufy Gearfist. Non ha il potere dell'immaginazione. Ma il potere dell'immaginazione, dai, puoi immaginare una bomba. No, puoi immaginare una bomba. Immagina le armi. Lancette, cose. Cioè, no, che lancette? Sparano le frecce i giganti quando sono dentro a fare le costole. Sì, ma la lui velocità tutti martello. Non c'entra niente con le frecce. La velocità a sparare le frecce. Comunque sia Gara ha una difesa passiva. Non gli serve essere più veloce. Gara si difende anche se non si accorge che arriva il colpo con la sabbia. Lo fa pure con Rock Lee. Cioè, quando gli arrivano i colpi, la sabbia lo difende in maniera inconscia, diciamo. Quindi non è quello, bisogna vedere se riescono a sfondare la difesa. E secondo me il vero pericolo di Gara è un colossale che si muove più veloce di lui. Cioè, un colossale veloce è molto pericoloso. Ah sì, ti tira un papagno. Il problema, cazzo, è già finito il sondaggio. E vince Gara. Vabbè, no, 5 pari in realtà. 5 pari. 5 pari, 5 pari. E allora, se quello vola, quelli, cioè, che fanno? Se quello vola, ma che fanno? Cioè, la cosa è se riescono a shottarlo prima. Sigilla. Se riescono ad ammazzarlo prima. Una volta che lui vola, quelli sono inutili. Ma che cazzo dici? Gli lanciano le frecce. E che gli fanno a Gara le frecce? E come li uccide? Te la dico al contrario. Come li uccide a Gara? Come uccide Gara, un Gara li puoi prendere da sotto, fagli suonare il fumare. Da sotto? Gara si squaglia appena sta vicino al colossale. Non hai capito un cazzo. Come Gara non deve andare a contatto. Come lo piglia? Con la sabbia, parliamo di Gara, con la sabbia. Chi fa la sabbia un colossale? La evapora. Fa il funerale del deserto, li spappola. A tutti e due insieme fa il funerale del deserto. Ma non insieme, cioè nel senso... Io lo può fare in testa. Ma che gli fa in testa? Sembra un tizio che evapora, la sabbia mai si brucia a contatto appena tocca. La sabbia si brucia a contatto. Ma che cazzo dici? No? Diventa vetro. A parte che dovrebbe diventare vetro, ma secondo me serve una temperatura talmente alta e un po' più di tempo. Invece là te fa vedere che, ok, è molto caldo, però ci sono umani che resistono secondi là davanti, quindi... io mi sa che do un uno pari, perché dipende tutto dall'inizio, secondo me. 2-0. Io pure do uno pari. Perché potrebbero vincere Armin e Eren, però non è detto. Non so, dipende quanto è distruttivo. Sono distruttivi i primi colpi che danno a Gara e quanto riescono a bypassare. Se è vero, con Kimimaru, cioè, in una foresta veramente crea un'inondazione di sabbia. Cioè, quindi allora, 2-0, Maggi dice 2-0, noi diciamo 2-1, quindi 9-7 per Armin Eren. Ok? Adesso facciamo subito il ritorno. Sì, Maggi, secondo tira me sono d'accordo. Dov'è? Questo dato non gira bene. Un dato di merda questo. Vabbè, 5. Dispari. Dato di merda, di 10, Maggi, di 10. Scontro alternativo. No, non si può fare dopo, perché sennò poi con il Wufufu non ti ridà gli stessi scontri.
Best of 5 a scacchi, signori. Vabbè, vincono RNA. Bonus e malus, vediamo. Allora, questo è un bonus, quindi va a gara, perché adesso sta in casa gara. Ed è... può paralizzare gli avversari per un secondo. Vabbè, ma questi sono inutili per le sfide alternative. Eh beh, dipende, dipende che quale sfida alternativa è. Vabbè. Tipo quella della corsa può essere utile. Vabbè, vincono Eren e Armin. Vincono Eren e Armin. Battono gara a scacchi? Secondo me sì. Secondo a me meno che, a meno che gara non utilizza qualche mezzuccio. No, sono un grande stratega. Ma vabbè, ma poi sono due, sempre. Guarda, quello. Io non, quello non, non sono un grande fan di Armin come risposta. Stratega. Però rispetto a gara, secondo me è più stratega Armin che gara. Cioè, gara è messo lì perché è il più forte. E poi impara a essere più empatico, cioè nel senso gestisce uno stato Eren e Armin non sanno giocare a scacchi, ma invece gara grande campione. Infatti nel GDR abbiamo conquistato il villaggio della sabbia dicendo, facendo capire a tutti che la gestione di gara è imbarazzante. Cioè un villaggio in balia di se stesso, la gente muore di fame in un posto di merda. Vabbè, il posto di merda è disagio, quello, però, non è che lo mettono come capo della guerra. Che cazzo stai a dire? Come capo della guerra di cosa? Ah, dicono gara. Vabbè, comunque sia, capo della il 2 contro 1 è il capo militare. Troppo forte. Ma è il Kage, cioè nel senso è capo gara, delle armate alleate. Ah, delle armate alleate? No. Non è, cioè, quelli che fanno la strategia non è gara, infatti. So, il padre di Shikamaru, il padre di Ino, quelli sono gli strateghi veri. E questo è il Jon Snow di infatti Jon Snow è un altro coglione. Vabbè, comunque mi sembrano, cioè, Eren e Armin non so due coglioni che dici li batto, capito? Cioè... Il villaggio della sabbia è destinato a perire. Le città si fondano vicine a un fiume, non in mezzo al deserto. Esatto, Pablo, esatto. Però non è colpa di gara, cioè, no, l'ha ereditato gara il villaggio della sabbia, mica ci ha messo lui. No, bisogna fare cioè si basa sulle tecnologie, sulle nuove tecnologie, come devi fare la cosa, la Silicon Valley. Capito? Ma la paralisi modo. Fosse tipo paralisi di un minuto è un conto, ma no, un secondo ma che dai, ci fa? Non è vero, gara coordina sul campo. E va bene, io comunque ti do 2 punti Armin Eren. Ah, io pure. Allora, loro 5 pari. Tu che dai, immagini? Quindi 11 a 5 per Armin Eren e passano Armin Eren, quindi. Passa Armin Eren con una doppia vittoria, inaspettata. Era uno scontro difficile, ma... ma gli è andata bene. Comunque perché... Armin, sono due volte che la svanga con i scacchi. Ma gli è andata bene perché cioè, quello che perdevano, secondo me, era lo scontro fisico. Hanno avuto il bonus nello scontro fisico e nell'altro il malus inutile, quindi c'è... Prossimo. Poi. Allora, Zabuza e Haku contro il trio. Contro il trio. È interessante questo. Pari. Mamma mia, quanto mi fa sesso. Lo scontro si svolge al centro di Manhattan. Va bene. Bonus o malus? Allora, questo è un malus per i Pokémon. Dopo un minuto crepano, ma non lo sanno. Vabbè, sono morti. È andata male. Vedi, ad esempio, questo qua è un malus che agli scacchi funzionava bene. Sì. Dopo un minuto, pam! Accoppato Armin. Easy win.
E... non vedo proprio un modo in cui possono... Non credo li sciotti. Allora, già credo. Secondo me combattere in una dinamica tipo Manhattan per Zabuza è molto conveniente. Vabbè, cioè... crei il caos, lui la cosa è che tipo assassino che scioglie il ghiaccio. Quello è forte. No, 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 però... infatti non dico di Aku, io dico di Zabuza. No, non vedo, sì, cioè... gli fa idropompa, gli fa. Grande idropompa. Boh. Per me Blastoise in questo scotto è quello quasi più inutile, però... E vabbè, vabbè, a Manhattan è pieno d'acqua, magari fa qualcosa con l'acqua, però la verità è che, vabbè, Blastoise sopravvive dentro la cosa, la prigione acquatica. Ho capito, ma Zabuza non penso sia così coglione da mettere una tartaruga gigante dentro la prigione d'acqua. Charizard può usare tuono. Vabbè, qua non è che c'è tanto da dire. Cioè, che tocca a dire. No, vabbè, l'unica cosa è se i tre Pokémon riescono a ucciderli entro un minuto. Ma mi sembra molto difficile. No, ma poi non. Sono anche due personaggi abbastanza bravi a non farsi prendere se vogliono. Cioè, no, sia Aku che c'ha tutti gli specchietti, sia Zabuza con la nebbia. Sì, poi per i Pokémon questo è un malus veramente grosso. Veramente grosso. Bravo, Fede. Quindi no, niente. Va, due punti ai Pokémon. Sì, due punti ai Pokémon. Due punti contro i Pokémon. Ok, due punti anch'io do due punti a Zabuza e Aku, te immagini? Pure Maggi ha due punti a Zabuza e Aku, quindi si parte a 6-0 più i vostri voti. Vediamo. A Central Park. A Central Park, sì. Cazzo, ma sì, ma se hai tempo per gestirlo. 8-2. Per carità, vabbè. 8-2, quindi sono 14-2 per Zabuza e Aku. Parto da un'ottima base. Sì. Ritorno. Serve ritorno. Qualcosa di grosso. Dispari. Scontro alternativo. Ma i scontri alternativi la vedo male. I tre Pokémon. Gara di corsa, 1000 giri olimpici. Vediamo il buff ai Pokémon, old e buff a Zabuza e Aku. Sì, esatto, Cipo. Si corre qua, eh? Allora vale volare, ma devi rimanere sempre nella tua corsia. Non puoi, cioè non è che puoi, non puoi tagliare, non, cioè se devi fare il giro comunque, non è che puoi tagliare. Allora, questo è per Zabuza e Aku. Inizia nel combattimento 5 secondi dopo. Sono paralizzati per 5 secondi. Quindi hanno 5 secondi di vantaggio i tre starter. Possono utilizzare per correre di più o per, non so, inventarsi qualcosa. Allora, Charizard secondo me potenzialmente più veloce. Potenzialmente. Devo finire allora, tre o basta ne finisca uno? Possiamo decidere. O uno per squadra. No, è molto importante. O uno per squadra o tutti e tutte e due. È molto importante. Facciamo il primo che taglia il traguardo vince. Allora secondo me i Pokémon ce la possono fare. Dipende anche quanto si coalizzano tra di loro. Cioè se hanno effettivamente una coalizzazione possono... Charizard parte, Venusaur mette le radici ai due che stanno fermi e Blastoise appena... No, però aspetta là. Tu puoi provare a interagire in maniera, diciamo, sneaky con gli altri, ma non è che puoi mettere ad attaccare direttamente gli altri perché altrimenti vieni squalificato. Cioè un conto sai, dici magari, che ne so, metti, bagni il terreno, fai pistolacqua per terra e quelli scivolano. Ok. Non è che non gli puoi tirare un solo raggio addosso. No, solo raggio, no, ma non gli fai male. No. Gli metti solo le piante sotto i piedi.
E Blastoise li rispinge indietro con idropompa. No, ecco, quello vedi, questo è molto, cioè, molto poco sneaky, questo è molto diretto. Prendi e spari idropompa addosso a uno. Cioè, un conto è, guarda, se crei tipo dei rampicanti davanti alla loro strada per non farli andare veloce. Li addormenta. Li addormenta. Li addormenta. Spore paralizzanti. Li addormenta non è male, eh? Però dipende quanto sono. Cioè, il problema è che hanno la capacità di capire. Sì, dici quanto sono svegli i Pokémon. Di fare per... oppure si mettono a correre e basta. Cioè, questo è il problema, capito? Quindi, boh, non lo so. Ah, il fatto è che a me sembra che in generale i ninja sono più veloci dei Pokémon. Non lo so, eh. Di Charizard? Secondo me sì. Non lo so. Non lo so. Cioè, sì, in generale sì. Però Acqua e Zabuza, di Charizard e Vo che vola non penso. Secondo me sì. Non lo so. Vai, io do... Io do 2 punti a Zabuza e Acqua. Io do 1 pari. Ok, quindi finisce pari. 8 pari, ma con la grande vittoria dell'andata. Vedi, hanno fatto il 7-1 all'andata. Sono venuti qua a gestire il risultato. Passano Zabuza e Acqua. Altra coppia. Brutta storia. Next. Oh, Krillin Saga Saiyan contro Kakashi inizio Shippuden. Scontro alternativo. Scontro alternativo. Questo è bello, eh? Vediamo. La sfida è a chi diventa più famoso su TikTok in un mese. Chi diventa più famoso su TikTok in un mese? Vediamo il bonus e il malus. Questo è importante, eh? Vabbè. Allora, il malus va a Kakashi, che se viene ferito durante il mese ha perso. Viene ferito Kakashi durante il mese in ma cui prova. Ma anche se inciampa e si fa un graffio. Durante il mese in cui prova a diventare famoso su TikTok, viene ferito. Krillin è un livio che ci ha creduto di più. Fa tutte le battute e meme sul naso, ha vinto. Allora è vero, no. È un uomo senza naso. Sui sentimenti non vale, no. Kakashi però è un figo. Ci stanno TikTok, le bimbe di Kakashi. Vabbè, le bimbe di Kakashi. Su che fa tutti, ma Krillin è simpatico, fa le battute, è divertente. Fa tipo le gag in cui si allena e perde apposta, perdo al meme che perdo sempre. Lui Krillin, può sfruttare cioè. C18. Pure. Vabbè, però non c'è ancora qui. Questo non è Saga. No, è vero, Saga Saiyan. Non c'è. No, fa i meme su lui che s'allena, ma fa tipo il pasticcione, sbaglia le cose, tutti che ridono. È vero. Allora, non so se un mese basta per creare il mito, però se all'ultimo giorno fa il face reveal. Ma il problema è che non lo fa. Che non è il tipo. Ci ho pensato, ma non lo farebbe mai. Vabbè, per vincere. No, non lo farebbe mai. Cioè, perde lo scontro, sì, muore sì. Più di fare il festere via. No. Beh, non è talmente ligio a questa cosa che in tutto il manga non lo fa, quindi... Cioè... Perché non c'è mai motivo di farlo. No, però. No. Beh, vincere una gara a TikTok non mi sembra... No. Vabbè, no, però qua, ho capito, qua però si stanno giocando tutto, cioè... E poi un mese e poco. In Boruto lo fa, Livio? Chi se ne frega che in Boruto lo fa, io parlo di Naruto. Cioè era concluso il manga senza il face reveal. Il punto è si ferisce? Cioè fa qualcosa su TikTok per cui si ferisce e perde? Tipo qualche gara con Gai? In un mese un graffietto, qualcosa te lo puoi fare, eh? Un mese è tanto, eh? Poi dipende, lo sanno o non lo sanno? No, vabbè, facciamo che lo sa. Se lo sanno, Krillin può anche agire da pezzo in merda. Ma non è ma Krillin non fa un pezzo in merda. No, vabbè, è no. Buono come il pane. Vabbè, perché no? Krillin, ma quando fa il pezzo in merda Krillin? Vabbè, cioè, guarda che a parte che Krillin apre la stagione un pezzo di merda,
barava come uno schifo contro Goku, quindi cioè... Sì, Krillin sfonda la città e poi mette video su TikTok, sei una bestia, sei io, ma chi sei? No. Cioè, fa tante visual, però secondo me non fai tanti follower. Attenzione, i follower non sono le visual, eh. Diverso. Ma io do 2 punti a Krillin. Io 1-1. Ha più possibilità di vincere. E vince Kakashi 55-5-4. 5-4 Kakashi per la chat. Tu che hai dato? 2-0 per chi? Non è fanboy, cioè Krillin c'ha una carta troppo più forte, cioè il fatto che lo può, cioè l'ultimo giorno 9, vede che sta perdendo, lo ferisci. 9-6 per Krillin all'andata. 9-6. Il ritorno, prego. È un uomo senza il naso. Ti pare che non lo seguiamo specialmente in Italia? Questa volta è Kakashi. Sì. È vero, è vero, è vero, però, eh. Cioè, soprattutto, vabbè, in Italia c'è questo culto della gente. Vabbè, ma c'è quel tizio, quello lì che è diventato famoso perché faceva i video in cui diventa sempre più grasso e che mangiava, ma e dice, sì, è colpa vostra. La gente segue, no, le persone sovrappeso, non seguono uno senza un naso. Allora, combattimento dentro a un acquario infrangibile. 100% come grandezza. Stavolta gioca in casa Kakashi. Gioca in casa Kakashi. E Krillin è completamente ubriaco. Krillin è completamente ubriaco dentro un acquario infrangibile. Non lo so. Non lo so. Credo che darò un 1 pari. Il problema è che Krillin ha troppi danni ad area. Cioè basta che anche da ubriaco fa un danno ad area e Kakashi può scappare quanto gli pare. Può fare Kamui che lo fa, o può fare una volta. Ma che gli fa il mille falchi, dai, a Krillin? Che gli fa? Gli fa un cazzo, gli fa. Anche se ubriaco. Tecniche d'acqua dentro l'acquario di Kakashi. Ma chi lo frega? Ma raga, ma voi, cioè, la disparità di forza fisica tra i due è imbarazzante. Cioè Kakashi lo deve battere con delle tecniche che non siano fisiche. Cioè il fatto che mi dici lo friggo in acqua, ma quando lo friggi Krillin? No, ma acqua, anche perché, dai, cioè se friggi l'acqua devi friggi pure da solo, eh. Cioè non è, ma che sì, ma, stai, cioè, dentro l'acqua. Sì, però il fatto che sia ubriaco, cioè effettivamente da ubriaco lo incuri. Ah, infatti io darò un 1 pari perché è ubriaco. Però secondo me anche da ubriaco può vincere facendo, cioè incazzandosi con un... Ci stanno vari tipi di ubriacature, quindi cioè fa un danno ad area quello, ma che fa? Se non può scappare. Secondo me da ubriaco hai anche un peggiore controllo del ki, però. Cioè la sua resistenza nasce da quello. Se sei ubriaco, secondo me potresti subire danni più facilmente. È un po' come la storia del loro che si riposano e Krillin che gli tira il sasso e gli lo ferisce in testa. Non è sempre il solito, dico quello che penso, cioè nel senso... Kakashi molto come copiare le tecniche di Krillin, ma volendo sì, però il fatto è che secondo me le tecniche di Dragon Ball vanno a seconda di quanto, diciamo, chakra hai rispetto a Naruto, quindi non sarebbero forti uguali se non ha lo stesso potenziale di chi chakra. Uh-huh. E 8-2 per Kakashi. 8-2 per Kakashi. 1 pari te? Anche io do 1-1. Anch'io do 1-1. Quindi l'andata l'ha vinta Krillin 9-6. Qua invece finisce 11-5. E quindi passa Kakashi. Passa Kakashi. Spiace per Krillin. Addio, Monsieur Krillin. Yamcha Nartor contro Ed Dal. Vai. Vai. 3. No. 8. Olivia. Vai. Scontro in campo speciale. Speciale. Un'altra carriera stroccata all'alcol. Ebbene sì. Non perdete il treno della vita. Gabbia infrangibile, alta 3 metri e larga 30. Bonus o malus.
Ed e Al sono ciechi. Vabbè. Bella. Ed e Al sono ciechi. E... addio. Addio. Andiamo bene. Amici, addio. Andiamo proprio ci bene. Dobbiamo lasciare. E, ma secondo voi Al può essere cieco? Vabbè, sì, se lo dice il gioco, sì. No, sì, sì, sì. Però. Vabbè, ma anche se non lo fosse. Sì, no, cioè, vabbè, per carità. Senso. Vabbè, già qua c'è. Gli è andata male. Deve sperare nel ritorno in qualcosa. Cioè, ecco, se fosse stata una sfida particolare, tipo scacchi, avrei votato Edward Alfonso. Sì, certo. Lo umiliano Yamcha. Sì, Yamcha sì, scacchi, sì, penso che veramente sì, faccia sì. Schifo. Però, cioè, uno scontro fisico... Anche senza il malus, cioè, come fai? Non puoi decidere il meme. Ah, come perde Livio? Sì, sì, così Livio si incazza. Ci può stare. Bella come idea. A me non me ne frega un cazzo, ragazzi. A baseball vincerebbe. A baseball. Baseball è forte. Baseball vincerebbe. Tra l'altro, ottima gestione dell'aura, Yam, cioè, perché. Quando c'è tipo Gohan che gioca a scuola lo sgamano subito. Sì. Invece Yamcha diventa un campione, però comunque sia non lo sgamano che è fuori scala. Ho bravo votato Yamcha. Sì. Che vuol dire ho votato sì? Fai big money. Allora può essere vedente. No, infatti concettuale. È concettuale Al. Come percepisce le cose Al intorno a lui? C'ha gli occhietti effettivamente, eh? C'ha gli occhietti. Sì. Però boh. Totally Spice. Allora, vince Yamcha solo 6 a 4, vabbè, eh. Contenti voi, ragazzi. Solo 6 a 4. Vabbè, io do 2 punti a Yamcha. Dovete Yamcha, ok, quindi sono 12 a 4 per Yamcha. 12 a 4 per Yamcha l'andata, ma attenzione, il ritorno si gioca in casa tedesca. In casa tedesca. Dispari, attenzione, dispari. Scontro speciale. Scontro speciale. Beh, gli darei 2 punti alla in un combattimento in cui si meritano la pizza e gli altri difficili. Allora, chi sopravvive più a lungo in un'isola deserta? Senza potersi andare, ovviamente. Al. Cioè, proprio non ha bisogno di nulla. È uno spirito. E Yamcha ha debolezza estrema ad acqua e fuoco. No, vabbè, ma a prescindere. Se... Vabbè, qua si dà 2 punti a Edward e Alfonso. Vabbè, è forte anche l'alchimia in un'isola deserta. È forte anche l'alchimia. Molto forte. Al non può perdere in questa dinamica. Non si può fuggire? Non si può fuggire. Non si può fuggire. E allora niente. 2 punti ad Edward e Alfonso. Non può pescare, no? No, il sole sì, il fuoco è fuoco, vero. Però deve stare attento perché, ad esempio, se prova a cuocere qualcosa e si scotta, buh, esplode. Tipo i vampiri col sole. Non hanno capito il potere. Che vuol dire? Il fuoco, intendo. Va KO se viene bruciacchiato anche di... E se beve? Può bere. Se viene colpito dall'acqua, vuoi fare un attacco acquatico? La vuoi mettere così? Immaginalo come i fruttati. Ecco, immaginalo come i fruttati con l'acqua. Ci sta. Piove? Può essere. Se piove, i fruttati mi sa che non risentono. Non mi ricordo, è perché non lo sa neanche Oda. Fa un po' fatica. No, non credo tu abbia dei malus.
E attenzione, perché l'andata era a senso unico da una parte, la ritorno a senso unico dall'altra, ma... Ma più a senso unico questo. Vabbè, io do due punti al. Ma sì, pure io. Ma sì, anche io do due punti al... Passano la chat. La chat sta votando 9-1 per Ed e Al. E ragazzi, questo è un ribaltone incredibile. Non me lo sarei mai aspettato. Ci sta, ci sta. Passano Ed e Al. Due di Dragon Ball eliminati back to back. Ci sta. Ma cosa sta. È successo? Gli è andata male. Fanculo al Livio. Fanculo al Livio. Oh, terzo. Mazza, tre di Dragon Ball subito così proprio. Terzo Dragon Ball, signore. Contro Hisoka. Chi è Hisoka? Cinque. Scontro alternativo. Scontro alternativo in casa di Hisoka. Vediamo in cosa si scontrano. Chi arriva più in là a chi vuole essere milionario con domande sul suo mondo? Buff e nerf. Allora, Hisoka conosce tutto di Tenzing e Yaozi. Vabbè, è inutile. Gli serve molto. Sa che sono due ignoranti come capre. E vabbè, stravince Hisoka per me. Hisoka non sa un cazzo del continente oscuro. Hisoka non sa, no, come nessuno sa un cazzo del continente oscuro. Però cioè, Tenzing e Yaozi proprio non vivono nella civiltà. Cioè, c'hanno proprio lagune anche basiche sul loro mondo. Hisoka invece è molto dentro alle Hisoka sicuramente sa di più del mondo conosciuto, quello sì. Il mondo di Dragon Ball è semplice. La gran parte del mondo Hisoka non lo conosce. Non è semplice il mondo di Dragon Ball invece. Beh, sì. Cioè, se tu chiedi la struttura governativa, Tenzing che cazzo ne sa. Se tu gli chiedi qualsiasi dinamica di scienza, la scienza in Dragon Ball è super all'avanguardia. Che cazzo ne sa? Sicuramente è più avvantaggiato Hisoka. È vero della cosa del continente oscuro. Quella è una cosa che lo può inculare, perché il continente oscuro, da quello che ho capito, è più grande del continente conosciuto. Vabbè, però le domande, cioè nel senso, è come dire che quante domande nel nostro chi vuole essere milionario vengono fatte su lo spazio lontano, cioè non le fai perché... Vabbè, su domande ha detto del mondo, quindi ci sta, cioè è come se ci fosse un tizio onnisciente che te fa le domande sul mondo. Non sono molto d'accordo. Cioè, secondo me è comunque avvantaggiato Hisoka. No, beh, ma molto, cioè nel senso, Tenzing veramente, guarda che, cioè io non so quante... Però so due... Quante domande... Yaozi, chi cazzo risponde? Yaozi mica un coglione. È andato pure del lato, Yaozi, conosce pure al di là. Ma no, ma questi vivono per i cazzi loro, tra loro. Ma io darò, penso, due punti a Hisoka comunque, per carità. Però secondo me non è detto, Beh, dai, cioè, ma Hisoka veramente, a meno che non fai una domanda che non conosce nessuno nel mondo di Hunter Hunter. Non è una domanda, cioè, per me è in base a quanto è grande. Cioè, se il continente oscuro è più grande del mondo conosciuto, fai più domande sul mondo. Ma che discorso è? Allora Tenzing non risponderà mai giusto a una domanda, perché l'universo di Dragon Ball ha migliaia di pianeti. Il mondo conosciuto. A migliaia... Che vuol dire? Perché il è mondo... È sulla Terra, è certo. Il mondo lo consideri Terra? È certo. Comunque in generale io anche per il futuro queste dinamiche, cioè, le considero che fanno un chi vuole essere milionario come lo faremo noi. Cioè non è che fai domande che non può conoscere nessuno a parte Dio. Cioè che discorso è? Non c'ha senso. Come se ci fosse un'entità qui, cioè, Muore dopo un minuto, chi è che lo fa? No vabbè, ma ho capito, ma chi vuole essere milionario sono degli esperti di cose e fanno le domande. Poi fa una domanda che non può conoscere nessuno nel tuo mondo. Che domanda che è inutile così? Che vuol dire? Non puoi morire dopo un minuto. Chi è che ti ammazza dopo un minuto? C'è un'entità superiore. Io sto dicendo per il futuro. Facciamo così, perché altrimenti in qualsiasi cosa dici, vabbè, ma possono capire domande che non conosce nessuno. In qualsiasi mondo. Vabbè, comunque, dai, due punti a Hisoka. Perché ci può stare. 8 a 2. Quindi io ho dato punti a Hisoka. Te immagini?
Ma Maggi cerca di dirlo sempre più basso. Sì, perché non vuole che la chat capisca cosa vota. Così rimane lì e non si prende le critiche. Giusto. No, vabbè, ci può stare che il sing sia una zappa, cioè. Secondo me non è proprio una zappa, però sì. E... tra i tre è il più zappa Tenzing, va bene, ah, così. Beh, sì, su quello. Sì, però anche il mondo di Dragon Ball non è che sia sto complicato, che devi dire, cioè, alla fine vede il mondo all'obelisco, ha parlato con il padrone del mondo. Ma no, ma, cioè, ma Tenzing non sa cose basi, cioè, ma tipo... ma anche banalmente, che ne so, gli dici quanto quanto costa l'abbonamento all'autobus. Lui non lo sa, cioè, nel senso, cioè lui proprio non sa le cose basi della civiltà nel suo mondo. È quello il problema. Secondo cioè, me manco Hisoka sa quanto costa un biglietto dell'autobus, però. Ma Hisoka conosce, Hisoka sta dentro a tutte le dinamiche del suo mondo. Cioè fa gli esami da Hunter, va nella Torre Lotta, c'ha i privilegi del coso, prende la roba per avere i privilegi. No, no, per sì, fare se gli chiedi cioè... magari film, cose, sì, sì, sì. Sì, no, sì, vabbè. Vabbè, chi se ne fece, si è infiltrato nel ragno. Ritorno, tira. 8. Botte. Bravo, Asso. Perde contro Piedmon, però te lo dico, Asso. Piedmon è il più figo di tutti, mi spiace, Asso. Attenzione, qua invece abbiamo sì, degli esperti. Asso, ma ci piace proprio male. Torneo Budokai Tenkaichi. Se cadi, hai perso. È il capo dei quattro, fa un po' te, Asso. E Hisoka è senza una gamba. Vabbè. Può essere che di base non ce l'abbia nemmeno una gamba. Ah, esatto, il fatto che non abbia una gamba Hisoka cambia poco, perché lui se la fa con la gomma. Stanno e... nel torneo? E sti cazzi, stanno vabbè, nel torneo. Vincono Tenzing e Yaozi. Allora, sì, sono d'accordo, vincono Tenzing e Yaozi. Cioè, se fosse stato un combattimento proprio l'anda desolata sarebbe stato più netto. Che culo che c'hai lì una vita. Cioè, se sono stati fatti fuori tutti quelli di Dragon Ball, che culo. Dopo un 14-2 ti capita l'unica cosa che può ribaltare le sorti del invece risultato. Quale coso invece penso sia l'unica cosa in cui ma senza gamba non cambia niente, raga, perché Hisoka si costruisce le parti del corpo da solo, cioè... ma se manco ce l'ha le gambe Hisoka, esatto, eh? Esatto, no no, in realtà l'abbiamo visto, Hisoka c'ha tipo il cuore, ma sì, ma posta anche al 200% dei suoi poteri Hisoka, no no, ma in uno scontro l'anda desolata è 100-0 sempre. Il remake tu sei nel, visto nel Budo, cioè nel torneo Budokai l'unica speranza di Hisoka è riuscire a triccarli, perché sono un po' scemi quei due. Però è difficile. Sono più veloci, sono più forti. È gente che combatte. Ma la gomma questi la spezzano. Ma che cazzo? Ma che vuol dire? Non è questione di gomma, la spezzano. Proprio a triccarli. La gomma funziona. A fregarli. Cioè che si mette al bordo per fare finta che si vuole buttarli, convince che si sta arrendendo e si inventa una cosa per cui li frega. Crea un'illusione per terra che sembra che il campo va più in là di quello che è. Invece poi. Lo prendono, lo accartocciano, gli cagano in testa. No, questo mi sembra eccessivo. Però lo prendono, lo accartocciano, sono molto d'accordo. E gli infilano pure due dita nel naso. Mentre lui fa: no, zitto! Sì, poi volano. Ah, sì. Beh, ragazzi, quelli Dragon Ball cadono come tutti gli altri. Cioè, non riescono a prendere un fagiolo mentre cade da Super Saiyan. Quindi. Ce la possono fare. Vabbè, io comunque do due punti a Tenzing e Yaozi. Ma è vero, passa Hisoka. Ok, la chat 59 6 a 4. A me piace il fatto che danno fiducia l'odio Hisoka. L'odio verso di me supera 12 a 4. Il raziocinio mi piace 12 a 4, signori. E quindi nonostante una grande remontata, non riesce Tenzing e Yaozi a recuperare l'8 a 0 dell'andata, fa un 6-1 così, e comunque sia non passano, spiace. Anche il terzo di Dragon Ball viene eliminato. In realtà i fanboy più grandi sono quelli della chat, cioè nel senso rolla dicono di me, ma... Toshiro contro Crocodile, dispari, scontro alternativo, attenzione. Bello questo, perché io ti fai troppi il nemici, ghiaccio contro idea. La sabbia, io non dico mai niente, Chi è meglio, il ghiaccio o la sabbia?
Attenzione. Chi riesce a far ridere per primo Livio? Toshiro. Crocodile lo guarda e dice: se mi fa proprio schifo, come fai? No, io nessuno fatto... dei due fa ridere. Sì, vabbè, ho capito, però se il primo che ti fa una ridere. Battuta. No, nessuno dei due fa ridere. Ho capito, ma uno ti deve fare una battuta, nessuno no? Nessuno dei due lo fa. Crocodile proprio non te le fa le battute, Toshiro ci prova. No. Vabbè, il buff di Toshiro è che può essere colpito solo da mosse fisiche, ma in questo caso non che cazzo c'è? No, dai, Toshiro una battuta. Uno pari perché nessuno dei due mi farebbe ridere. Ma mazzi, ma chi mi fa ridere sti due? Ma no, io dico che uno non le fa proprio le battute, l'altro ha più possibilità perché ti fa le battute. E guarda che secondo me invece per Livio è più probabile che rida perché non fa ridere. Cioè... Ma no, ma lo insulta, non è che gli fa le battute, è che ride perché lo insulta Crocodile. È tipo te quando lo insulti. Beh, guarda che Crocodile, guarda, come comicità è abbastanza simile a te. Ci andrebbe più pesante Crocodile, io sono molto edulcorato. Ci andrebbe più pesante Crocodile. Sì, con uno come Livio. Beh, non male. Gli fa davvero, sei uno spreco di ossigeno. Uno pari perché veramente è una vergogna questo scontro. Uno pari. È quello che dico io. Toshiro sta al gioco e ci provo. Crocodile manco ci prova in quel senso. E sono d'accordo con voi. Crocodile, riguardo, fa tutto. Sei uno spreco sono di ossigeno. Con gli voi. Fa Livio, fai schifo nella vita. Però, ma perché esisti? Gli secondo fa? Me è più probabile che Livio rida per Crocodile che non ci prova rispetto a che a Toshiro che ci prova e non ci riesce. Non lo so, è Livio rosica, di chi? Se questo qua fa troppo il superiore che nemmeno sta al gioco, che va lì e non Max. Gioca e lì lo fa. E te sei anche convinto che, cioè, Toshiro ci stia a sto gioco, cioè. Ma sì, alla fine è comunque le fattezze di un bambino. Ma che cazzo c'entra le fattezze di un bambino? Ma che c'entra se tu lo vedi? Ma guarda che ce l'ha momenti gag. Quando con la zinnona, non è che è sempre tutto cupo, con la zinnona ogni tanto c'ha dei momenti Ilari. Crocodile Ilari non è mai Ilari. Ilari è un cazzo. Non fa ride, in generale. No, che non fa ride, sì, ma è comunque più giocoso e allegro di un Crocodile. Sì, ma non fa ride Bleach. Cioè, nel senso, il fatto è che ha una comicità che non fa ride Bleach. Ma no, cosa fa ride? Chi? Uraraka. Ura. Va a morire. Vabbè, però quella è una linea comica quella. Pure, sì, sì. 5-5. Anch'io do 1 a testa. Do 2-0 per Toshiro. Toshiro lo farebbe, cioè ci prova almeno, no? Crocodile lui non lo fai mai ride. Va bene, 9-7 per Toshiro. Ok, ritorno. Di nuovo scontro alternativo. Qua se la gioca. Forse questa cosa gli sta andando bene comunque a Crocodile, perché secondo me a botte Toshiro gli spacca il culo a Crocodile. Oh, molto interessante. Qua io, chi prende più voti come presidente degli Stati Uniti d'America alle prossime elezioni? Provo, dai. Senti il buff e il mal. Se durante i primi 20 secondi della sfida viene toccato, Toshiro perde, ma non credo che... Toccato in generale? No, da Crocodile. Ma non credo che Crocodile lo tocchi nei primi 20 secondi di questo scontro. Se lo sa è un conto. No, non lo sa. No, non lo sa. Allora, no. E... Ma sì, dai, io... Anche Crocodile qua... l'ha già fatto, io sono d'accordo, sono d'accordissimo. Cioè, Crocodile... l'ha già fatto, deve semplicemente rifare quello che ha fatto e funziona benissimo. Però attenzione, cioè deve essere negli eletto Stati Uniti. Chi prende più voti? Cioè, che c'entra? Deve essere eletto. Vabbè, ma Crocodile aveva il supporto, aveva, sì, aveva il supporto di Rivoltone. Sì, no, però non è che ha fatto una campagna elettorale. Sì, quella è una campagna elettorale. E Livio è quella, si fa così la campagna. Sì, però lì si basa su praticamente chi è il più forte, cioè... No, che lui, no, lui che fa tutta di... Lui crea la siccità all'interno del posto, esatto. Per far dare la colpa al governo. Sì, è vero. Sì. Poi lui fa quello, cioè crea problemi fittizi che poi risolve lui per farsi passare come come eroe. Sì, dai, cioè, avete convinto, dai, 3 punti. Esattamente quello che succede in una qualsiasi campagna elettorale moderna. Ci sta proprio sta figura col sigaro. Ma è proprio americano, è un texano. Sì, è un texano. Sì.
tu dovresti, tu da te, da te ti sali se te piano porco d'uno come te. Invece tu proprio, no, a te ti fanno ballare. Io mi ricordo fisicamente. Te, tutti con le pistole, e tu che fai? Ma io sono grosso, e loro ti fanno sì sì, pam pam pam. Però, e tu che balli. Però il fatto che in America c'è il culto del gestione, fisico. Se non piove. Quindi per loro sarebbe un plus, infatti, una marcia in più il fatto che mi vedano fisicato. Si vede, Trump è un fisicato. No, vabbè, che vuol dire Trump? Biden. Però, nel senso, tu sai parlare di me, in America c'è il culto del fitness. Nelle palestre americane, quando arriva quello grosso, il più grosso di tutti, che sta facendo una cosa difficile, spesso si fermano per guardarlo, e se si riesce fanno tutti, è una cosa culturale, per carità. Tutti sì, ma il mondo non è una palestra. No, però è un, è, se tu devi essere eletto, quella è una cosa che per loro conta. Cioè, comunque sia, è un quid in più. In qualsiasi ambito, se arriva quello molto bravo, gli altri osservano quello che fa. Quello che si ferma, a 90. No, tu ti fermi ad allenarti per guardarlo. Ma chi te se in culo in Italia? Anzi, la gente, ma te, la prima cosa ti dice, giustamente, sei, ma chi te se in culo deficiente? Perché non sei interessato. No, perché è una questione. No, nelle palestre. Se arriva quello che alza 300 kg in Italia, insomma, cura nessuno. Se fai, cioè, vai al circo di scacchi, arriva Carlsen, tutti quanti si fermano e si mettono a guardare la partita di Carlsen. Perché Carlsen? Ho capito. Sai dire più forte, il più forte. Ma cioè, no, che vuol dire? Il più forte in quel caso mi stai a fare esempio come se viene, non so, Ronnie Coleman, Chad Bumsen. Ok, è famoso. Tendenzialmente quello più bravo lo osservi. Se va Livio, non so, cura nessuno, pure che è il più forte. No, perché non è il più forte. Ma il più forte in termini relativi è sempre un sì, signor nessuno. Sì, ma Carlsen non è che è Carlsen, cioè prima è diventato famoso e poi è diventato più forte. Cioè, no, cioè Carlsen è famoso perché è il più forte. Quindi se nel tuo circolo c'è il più forte, no, tu guardi le partite, no, del più forte. Non funziona così, non cioè funziona. No, perché in Italia, cioè, tu ti stai a giocare la tua partita, stai facendo il tuo allenamento, bravo, ma non ti si incura nessuno. In America la gente dice, tu, cioè, si fermano le palestre. Vabbè, in altri ambiti immagini dico che invece funziona così. Tipo? Ma tipo a Warhammer, cioè tipo Warhammer, se sta giocando uno bravo, gli altri si mettono lì e guardano la partita, sono interessati perché carpisci delle cose, e anche perché non è che dici, cioè, ci sono tutte queste statistiche online, cose per cui dici ti prepari per cazzi tuoi. È una sì, qualsiasi gioco di carte, no, ma ovvio, cioè qualsiasi cosa in cui tu vuoi diventare più bravo, se c'è il tizio forte sta giocando, tu ti metti lì, guardi la partita, cerchi di capire le dinamiche, dici ah, quella cosa andava così, colà. Banalmente, come funziona Twitch, tra l'altro, cioè, nel senso, c'è sta il tizio che gioca, l'altro che lo guarda, no, perché dice, oh, fammi vedere. E nel mondo delle palestre questa cosa non esiste. Certo, vedo anche quello. va bene, comunque sia. Vince, stravince Crocodile. Stravince Crocodile. E quindi Crocodile passa. Questo era uno scontro difficile da superare. Eh? Ma Crocco ce l'ha fatta. Bravo Crocco. Sempre nel cuore, Crocco. Oh, Doffy contro il Trio Medusa. Doffy contro il Trio Medusa. Vai. Nello spazio, con tute d'astronauta connesse ad una piattaforma spaziale. Quindi combattono nello spazio, tutti quanti con le tute spaziali, anche i piccioni. Doflamingo è forte fisicamente quanto Freezer Namek. Vabbè, vince Doflamingo. Non credo che i Pokémon nello spazio possano resistere, quindi. Però c'hanno le tute. Vabbè, ok, no, ma questi veramente, ripeto, fanno. Moltres fa turbo fuoco, gli parte dalla bocca e buca la tuta. Mi dirai a quell'uccello pieno di spine là come cazzo gli la metti? Zapdos. Dici, è difficile metterla. No, ma il fatto è che poi con i fili per Doflamingo è molto facile spezzare la tuta. E essendo forte fisicamente come Freezer Namek, anche molto, tra l'altro, si potrebbe anche discutere sul fatto che Freezer Namek, se gli consideri parte della sua forza il fatto che sopravviene lo spazio, non è neanche il problema tuo, in teoria. No, questo dipende come gliela vuoi
No, perché stanno a dire che i Pokémon sopravvivono nello spazio. No, alcuni, no, però non gli uccelli. No, perché dicono che quando affronti Deoxys vai con la tua squadra nello spazio e lotti. Quindi anche gli uomini sopravvivono nello spazio. Cioè, Rosso sopravvive nello spazio. Secondo me è semplicemente una cosa di design del gioco e buonanotte. Vabbè, comunque con la forza fisica di Freezer Namek, se gli tira una schicca ammazza un piccione. Ah, tu hai la tuta. Ah, ok. Però mi pare strano che sopravvivano nello spazio, sinceramente. Io non lo so, io non l'ho vista questa. Resistono a lotta, sì, ho capito. Resisteranno pure, però insomma, se ti arriva un cartone a livello 100 e tu stai al 10, pure che resisti a lotta, qualche problemino comunque devo fare. E poi il fatto è che Doflamingo è pure molto sveglio, cioè in questi combattimenti un po' così tricchettosi, secondo me ha facilmente la meglio. Sì, sì, 2 punti Doflamingo. Ok. Allora, 8 a 2 la chat, quindi tu pure 2 punti. Quindi 14 a 2 per Doffy. Questo è un grande vantaggio. Questo è un grande vantaggio. Serve un ribaltone clamoroso. 3. Scontro alternativo. Ah, bisogna costringere l'avversario ad arrendersi. Il c'ha il teschio. E gli uccelli leggendari hanno come mossa lo sdoppiamento di Ginyu. Secondo me vincono gli uccelli. Ma de tanto. Allora, i Pokémon non si arrendono. No, attenzione, no, ma altra cosa. Cioè, solo sono in 3. Si fa sconfiggere. Loro sono in 3. Uno dei 3 fa lo sdoppiamento da Flamingo e si arrende. Non credo abbiano questo quoziente intellettivo. Beh, non sono intelligenti. Però il problema Bravo, è che gli, è perfetto, il eh? Problema è che gli, ma non hanno quel quoziente intellettivo. Secondo me, semplicemente, i Pokémon non si arrendono e ma certo che l'unico che si può arrendere è Doflamingo. Ma Doflamingo non si arrende. Ho capito, e allora muore qualcuno. Cioè, più non è che, cioè, nel senso, lui è come Neferpito. Se lui sa che perdendo pareggia, boh, perso sti cazzi. Ciao, abbiamo pareggiato. Cioè, No. Secondo me è così, cioè, funziona. Cioè, adesso si può discutere sul fatto che lo sdoppiamento non funziona, però è come Shikamaru che fa rendere con l'ombra. Non è che ti devi arrendere di tua spontanea volontà. Se riesci a fare in modo che l'avversario si arrenda, hai vinto. Cioè, a livello di regolamento, cioè, non è che io so se tu hai cambiato personalità, se lo stai mai controllando e gli dici di arrendersi, hai vinto. Quindi si può discutere il fatto che loro non lo facciano. Una merda. Se sono anche d'accordo. Sei proprio una merda, stronzo. Se fanno. È allo stronzo, sì, eh. Lo so, l'ho visto. Bella, però. No. Che bella. Se fanno lo sdoppiamento, quello Doflamingo inizia e fa chip chip. Ah, poi è vero, non sa parlare. Cioè, quello lì è un. Sì, è un Pokémon nel corpo di Doflamingo. Non ha il concetto di corde vocali. Non conosci le corde cazzo vocali. Dite, non è vero perché ah no, perché Ginyu quando si scambia con la rana parla come una rana. La rana no, ok. Ginyu nella rana parla come una rana. Però c'è ma il la rana intellettivo. Ma la rana in Ginyu no, il rospo no, non parla, non fa, parla fa la rana. Fa, la rana se fa la rana. A quattro zampe. Sì, la rana fa concettualmente la rana, giustamente. Non è un bug in realtà, perché se la rana non parla nel corpo di Ginyu, Ginyu dovrebbe parlare nel corpo della rana. Vabbè, lì è no, che è una questione di corde vocali. In realtà ha assolutamente senso. No, vabbè, però la rana non dovrebbe vocali, fare dei. Appunto. È giusto che Ginyu non riesca a parlare. Sì, però non dovrebbe parlare manco dovrebbe la rana, perché la rana. La corpo rana, infatti, fa crac crac perché è l'unica cosa che sa dire. Magari in un futuro impara qualche nuovo verso. Però il quoziente intellettivo rimane quello della rana.
Vabbè, però mica sono rane questi, cioè già il fatto che no, 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 loro capiscono, cioè loro conoscono l'alfabeto umano. Se metti un cane nel corpo di un uomo non parla. No, no, fermi. Cioè, i Pokémon gli dici usa turbofuoco e il Pokémon usa turbofuoco, vuol dire che lui ha capito, usa turbofuoco. Un cane quando gli dici seduto si siede, no, ma non vuol dire che poi non è vero. Non è vero. Se io sto così e faccio seduto. No, il cane capisce il comando. Il cane capisce il comando. Il cane capisce la sonorità. Il cane se tu l'hai addestrato a quel tipo di cose, se io gli, invece di dirgli seduto, l'ho addestrato che se dico vaffanculo lui si deve mettere seduto, lui quando dico vaffanculo si mette seduto, non è che capisce. Invece i Pokémon gli dici schiva, torna indietro, fai il giro e attacca, usa attacco rapido. Il fatto di capirlo non vuol dire che è l'addestramento che c'è dietro. No, non puoi gestire un cane come gestisci un Pokémon. Il fatto che tu possa capirlo non vuol dire che lo sai parlare. No, ti sto dicendo semplicemente che tu puoi copiare le cose che hai sentito perché non le sai riprodurre. A parte come quello, poi non le sai riprodurre. No, poi Allora non dovrebbe uscire manco crack crack, perché non le sai riprodurre. Loro non sanno come funziona. Ginyu dice crack crack, non dovrebbe poterlo dire. Oddio, è una cosa mezza gag quella cosa, okay. Cioè nel senso stiamo a prendere quello come un piccione nel corpo uno non parla perché non sanno come si utilizza la bocca umana, non sanno la lingua, non sanno come si utilizza materialmente, devi dire, cioè sapere che in quell'occasione tu devi far dire quelle parole, dai. Implica anche un concetto di semantica, di conoscenza del contesto. Se non è detto. Capiscono la quest, cioè dici devi far rendere l'avversario. Ma che vuol dire arrendersi concettualmente? Mi arrendo. Ma lui ha il concetto di arresa, perché il concetto di arresa è un qualcosa di umano. Loro ce l'hanno, perché quando l'umano dice le cose umane, i Pokémon reagiscono come dovrebbero. I Pokémon ce l'hanno i concetti umani. Ma il Pokémon reagisce come un animale. Non è vero. Se tu al cane dici attacca, attacca. No, se io al cane gli dico schiva verso sinistra e poi fai una capriola, se gli hai insegnato, schiva verso sinistra. Gli addestratori lo fanno. Gli addestratori non lo fanno a parole, innanzitutto. Gli addestratori gli fanno gesti, cose, e comunque sia sono percorsi. Il cane può imparare fino a 2000 parole. Lo fanno anche a parole i cani. Sì, sì, ma sono tendenzialmente percorsi mezzi precostruiti o dinamici. Non è un combattimento. Fammi vedere due cani che combattono. No, e tu gli dici: mettiti a due zampe, tiragli un destro. Voglio vederlo. Ti trovo il video in cui il cane, il padrone dice: gira su te stesso, mettiti a due zampe, seduto. Quello lo fanno, e non è che gli fanno i gesti, glielo dicono a voce. Perché con l'addestramento gli hai fatto capire che con quella sonorità si deve girare su se stesso, con quella sonorità si deve alzare su due zampe. Con quella sonorità si deve sedere. Molti di cerco io. Però mi devi far vedere una dinamica in cui riesci a combattere contro un altro cane. E allora, in questa cosa, perché è molto Pokémon, più difficile. Ovviamente i Pokémon sono più svegli dei cani. E beh, ovviamente. Però non saprebbero parlare se li metti in un corpo umano. Mi sembra vabbè. Scontato. Comunque, io do 2 punti a Zapdos, Moltres, Articuno perché non si arrendono. Va bene, io 1-1 perché okay. Sì, non ho visto la chat. Era 57 tipo 57 per i Pokémon. Quindi 6 a 4, 8, 10, 11 a 5. Meo parla, sì. 11 11 a 5, ma vince comunque da Flamingo perché all'andata l'ha schiantati. Sì, raga, che ci siano Pokémon che parlano è un conto. Ma non c'entra niente. Vabbè. Deve parlare quel Pokémon. Ultima sfida. Frankie contro Neferpedo. Botte. Vediamo il campo. È vero, traduce. Allora, il campo è una fitta foresta dove partono nascosti ed un chilometro di distanza uno dall'altro. Il buff di Frankie. Il buff di Frankie è... Ah no, è un debuff
di Nefer Pitu, il debuff di Nefer Pitu è che viene preso a metà della sua storia nel manga anime per quanto riguarda la sua forza. Vabbè, non cambia niente. Non cambia in cazzo perché Nefer Pitu è parte maxata, non si evolve mai. Non saprei proprio quantificare la forza di Franky nel mondo di Hunter x Hunter. E secondo me è più forte Nefer Pitu. Non lo so. Anche a livello proprio di diciamo battle IQ, secondo me è molto più battle IQ sicuro. Ma missile, non so di forza se Nefer Pitu è più forte. Io non so come. No, i missili più che altro. Se pia missili addosso, che fa Nefer Pitu? Pia missile. Se, vabbè, se, coso è stato fatto fuori da una bomba, quindi sì. Se la becchi, sicuramente gli fai male. Questa è una cazzata, però non capisci un cazzo. Perché Merum è stato fatto fuori da una bomba. Quindi, no, cioè, che cazzo, i piani come i missili dentro quel cazzo del mondo. Vabbè, no? Però attenzione, c'è la bomba. È una bomba atomica quella, è vero, però, Filippo, parla la storia, la storia parla. Sì, però non è che una qualsiasi bomba è uguale a qualsiasi altra bomba, cioè, con te la bomba atomica... No, ma c'hai i raggi laser, Franky. Cioè, ma li quantifichiamo i raggi laser a livello di forza? No, è guarda che non un'arma, è, cioè, un'arma è potente. È difficile capire Franky effettivamente nel mondo di Hunter x Hunter. Cioè, secondo me tipo Franky lo batte Hisoka. Forza, cioè, Franky batte Hisoka a forza. Entro, vieni, vai. botte. Pitu è più forte di Hisoka, assolutamente. Ugin è piena bazzucata e se ne fotte il cazzo. Diglielo, Trono. No, una bazzucata è un po' diversa. Diglielo, Trono. Non capisci il cazzo. Banda di sfogliatori ladri. Uborgin è una bazzucata in petto. E Uborgin è meno forte di Pitu. Uborgin, ma pensa come va a parlare italiano. Ma che sei Ocelot, sì, Uborgin. Ammutolito, annichilito come Pitouco Franky. A meno che Franky non abbia conosciuto Oppenheimer, a una certa. Franky via le pizze. Io non sono convinto. Di che stiamo parlando? Vegapunk è delusione. Altro più che altro non so effettivamente quanto Franky sia forte nel mondo. No, ancora farlo, Clo. Ma il laser sbatte il cazzo che non ha Pitou del laser. Ma secondo te il mondo di Hunter x Hunter è più forte del mondo di One Piece? Ma c'hanno il Nen, ma per forza, solo 3-4 stronzi. Ma che cazzo c'è, c'hanno il Nen? Cazzo, come Lucky, sì. Della c'hanno Lucky, è uguale. Bravo. E il Nen no. Del rafforzamento, quando si danno i cazzotti e separano, per me facciamo che è uguale al Lucky dell'armatura. Quindi sì. La gente con Lucky del Re Conquistatore, sì. Forse c'è una possibilità di ammazzare Pitou, quello della rabbia, lo metti in mezzo al mondo di One Piece. Diventa l'imperatore dei pirati. Ammazza tutti, il compagno di Pitou, te lo ricordi? Sì, Yubi, sono d'accordo che Yubi spacca il culo. Ma che stiamo scherzando? No, Yubi contro Kaido secondo me perde. Ma Kaido, ma che cosa? Cioè Yubi? No, vabbè, diciamo che sono pari infinito. Forse. Sono pari. E spassa il pavimento Yubi con Kaido. Ma con Kaido non lo so, Il fatto è che Yubi... E poi strizza Rufy. Ma Yubi si evolve, il fatto è quello, cioè Yubi... anche se all'inizio del combattimento non è il più forte, Yubi è fatto proprio apposta per evolversi. E quello diventa un dragone. Potenzialmente infinito. Yubi lo scammano una certa perché muore da solo, ma quello con la rabbia è tipo Gatsu apostolo. Con la rabbia diventa forte infinito. Quello poteva superare pure. Oh, ma lo dicono nel manga, sono sfogliatore del cazzo, infinito, sei! È uno sfogliatore di merda! Sfogliatina! Forte infinito, sì, foglie. Vabbè, infiniti Livio, universi! Livio il mille sfoglie! Ti venderò in pasticceria! Ma Livio mille sfoglie, come dici che diventa forte infinito, dai! Quindi batte il oso Beerus perché diventa forte infinito, ma che cazzo dici? Beerus è un'altra cosa! Beh, forte infinito! Infinito batte chiunque! Vabbè, ma in potenza non vuol dire che poi succeda. Però frate, già il Nen è un pezzo avanti, col Nen sgravano. È come l'aura di Dragon Ball. Tu metti Goku contro Rufy. Ma Rufy perché è Goku contro un pirata che ha dei poteri. Dragon Ball è fuori scala.
Ma non ti credo. Secondo te, Merum non è forte come un, no, Fighter Z? Allora, cioè, potrebbe essere. Meruem, secondo me sì. Però Meruem è totalmente fuori scala. Anche rispetto a Neferpito. No, non è stile. No, è sì. Sono sotto, ma non di tanto. No, ma cosa non di tanto? Che Gon si trasforma e diventa forte come Meruem e gli spacca il culo. Non c'è proprio da dire. Sì, ma Gon ha dovuto sacrificare la forza vitale e diventare un 36enne con 10 anni di contributi. Al trono dello sfogliatore, per favore. No, più sfogliatore del Muori. Non capisci la potenza della gente. Sfogliatore del Muori. Che vergogna. Come Meruem a livello di Freezer, ma che cazzo sta da di? Potrebbe benissimo essere. Ma che Freezer non lo ammazzi? Ma cosa dici? Freezer non lo ammazzi con Atomica? Non lo so. No, no. Ma no, ovviamente no. Poi ovviamente Pitou, no. Poi Pitou, sfogliatore! Pitou non muore per la bomba, muore per la malattia. Perché tra l'altro, per le radiazioni, per le ma brutto imbecille. Ma tu l'hai visto com'era Meruem quando ha preso la bomba? È tipo un busto, dai, per favore. Infatti, sì, se non fosse arrivati loro a curarlo, sarebbe schioppato lì a poco. Io non lo so se Nakamehameha è forte come una bomba atomica, comunque, eh. Ma Freezer fa fuori i pianeti. Per carità, però che vuol dire? Non lo ma so, come che vuol dire? Vero, dai, sta, non mi puoi sta, dire okay, che Meruem è a livello okay, Freezer, okay. Ma che dici? Però se tu butti una bomba atomica al centro della Terra, non schioppa la Terra. Ma che cazzo c'entra? No, l'atomica no, la Terra no. Schioppa le butti l'atomica, schioppano delle città. No, lui dice se la metti sì, è vero, al centro. Ma perché stiamo parlando terra? Di Dragon Ball? Tu vai in un'altra tu hai parlato di Dragon Ball. Parliamo di One Piece. Ti posso anche dare ragione con Freezer. Allora, secondo me il mondo di One Piece, il mondo di Anti Hunter a power level ci sta, cioè stiamo lì, anzi forse un One Piece. Usopp con la fiondina è forte come uno del Nen, non lo accetto. No, non lo accetto. No, vedi, questa è stata una palla, sì, però che cazzo c'entra Usopp? Ma Franky che spara i missili, dai. Ma dove no. Va Franky? Franky secondo me è forte. Cioè, mo perché l'hanno sbolognato, però non è scarso Franky, Per carità, però manco a livelli di uno Cornen. Oh, ma il Nen è roba seria, oh. Ma secondo me. Sono d'accordo, il Nen è roba seria. Se metti Soga contro Doflamingo, per me vince Doflamingo. Franky da un cazzotto a Pitou. Pitou non sente un cazzo. Ma scusa, secondo te Franky contro Doflamingo, Isoga contro Doflamingo, chi vince? Isoga! Ma che cazzo dici? Ma scusa, Doflamingo gli tira i fili, no? Che non hanno la proprietà restringente allungante Isoga. Ma manco lo toccano Isoga perché c'ha l'armatura di Nen. Ma chi non gli stai fa una pippa ma... Vabbè Doflamingo c'ha il Reconquistatore. Che volevo fa? Ma lo sai che è il ghio? Ma infatti allora secondo me su Doflamingo Isoga io pure betterei su Doflamingo perché hanno entrambi il Nen e, diciamo perché traditore, uno c'ha il Nen, hai sentito? Il traditore Melia. No, traditore. No, aspetta. Però per detto questo, però io sono d'accordo con Trono che chiunque non abbia il Laghi esatto. One Piece non può competere con chi ha il Nen in Hunter x Hunter, perché se tu non hai il corrispettivo del Nen, tu vieni smolecolato soltanto dall'aura. Cioè, esatto. No, non vieni smolecolato. Sì. No, è quella... ti respinge. Oh, ma guarda no, i soldi quando fermi i ragazzini. Quei tizi stanno sulla sedia a rotelle, porco due, perché. Sì, però attenzione. Le armi umane possono arrivare dove c'è la barriera di Nen. Le armi fatte okay, da gente seria, tipo i coltelli fatti da quel super no tizio. No, una bomba atomica colpisce Meruem che dovrebbe essere il più forte di tutti. Ma la bomba è una metafora dell'umanità quanto è cattiva e chi se ne frega quello che succede. No, quella bomba di merda l'ha schioppato veramente. No, no, cazzo, anche quindi vuol la dire malattia che l'ha schioppato la oh malattia. Ma tu mi sa che non te lo ricordi come stava messo tu quel tizio. Non ti ricordi che sarebbe sopravvissuto e ti dirò di più. Ma che una bomba su Franky non lo ammazza, una bomba su Franky non lo ammazza, te dico di più. Domenica su Franky ammazza Franky, Vegapunk, no, tutta la genia, no, dell'isola sua, le sirene, no, tutti quei falli di filler che si porta appresso, sì, no, la bomba atomica. Quelli di One Piece non muoiono vabbè mai, sono resistentissimi. L'ha ammazzato, non muoiono mai. Vabbè, io darò un 1 pari.
Sì, secondo me. Ma no, ma dai, ma vince Pito. 1-1 pari. Ma perché voi state facendo dei paragoni con dei personaggi che sono molto più forti di Franky? I missiloni. Ma no, molto più forti di Franky, cioè prendete in causa Kaido, Doflamingo, ma non, cioè, quelli sono personaggi molto più forti. Franky è una mezza pippa rispetto a questi. Ma non è una pippa. Ma sì, dai, ma non c'è proprio paragone, cioè, oltre al fatto che poi anche, cioè, oltre al fatto che devi sempre compensare il battle IQ dei personaggi di Hunter x Hunter, perché tutti i personaggi, allora, di Hunter x Hunter umiliano quelli io di, so solo una cosa di, che di Piece, in questi campi molto grandi i danni ad area sono molto non forti mai. Ma non sanno neanche dove Neferpito sono Neferpito non uno... ha danni ad non area hai capito? Non sanno dove sono uno con l'altro e Neferpito trova Franky subito. Franky non ha più pallida di dove è Neferpito. Gli arriva nel culo e Franky manco se ne è accorto. Proprio ma si certo. Franky ce l'avranno un radar nelle chiappe. Lo fa con Kaito. Vabbè, dai, andiamo avanti, vediamo la prossima. Non so, ma la chat che ha detto? 6-4 per Neferpito. Quindi 6-8 10-6 10-6 per Neferpito. Ok, il ritorno, signori. Tira sto dado. Tutta amore. Il ritorno. È di nuovo uno scontro. Questa volta in casa c'è Neferpito, fuori casa Franky. Il campo è un terreno magnetizzato in cui non si riesce a saltare o a volare e i movimenti sono più difficoltosi. Ok. Beh, se magnetizzato, Franky sta per terra fisso immobile. Allora, brutto idiota, è per dire che tutti e due hanno problemi di movimento. Frate, ma è magnete metalli. Oh, però hai capito un cazzo. Ci sta che Franky possa avere più difficoltà di Pito perché state di cagate soltanto per ne fare il povero Franky. Ma che cosa? Magnetizzato? No, è per dire che nel campo tutti e due hanno problemi di movimento. Neferpito usa bene l'italiano. Viva l'Italia, viva Giorgia Meloni. Ah, se è magnetizzato, Neferpito si muove come vuole e può saltare come vuole. Che gli fregate magnetizzato? Neferpito parte subito al massima potenza con l'idea di vincere, ma credo che cambi il giusto perché Neferpito, perché Franky vince, lo fa sempre. E Franky c'ha danni a distanza e Neferpito no. Livio, ma no, perché odi Hunter x Hunter? Livio, no, perché mi stava a far rosicà, perché questo, perché date per scontato cose che non so scontare. Comunque non è vero che non ha danni a distanza, perché ma che c'ha a distanza quella? Non capisci un cazzo perché il nen di Neferpito arriva tipo a 300 e metri che di gli distanza fa? Franky non ha il cazzo di Aki. Franky finisce indietro. No, forse non hai capito. No, non funziona così. Sì. Non funziona Isoca così. Isoca sulla torre lotta la fa gente così. In Hunter x Hunter ci muore perché entra a contatto con il quando Ren. Ti danno un cazzotto con No, non hai capito un cazzo. No, non è vero. Sì. Non è vero. Se tu entri a contatto con il, mi pare si chiami Ren, la versione del Nen che espandi in maniera aggressiva. Se tu non sei abituato, Len, allora, alla torre lotta c'è Isoga che fa sentire Nen a Gon e Killua, e Killua vengono respinti, non vengono smaciullati. No, loro dicono: se facciamo un altro passo avanti, siamo morti. Sì, sì, è Isoga che li trattiene perché se dà una regolata. Isoga, perché io mi ricordavo che venivano respinti. Bro, se no finisci in sedia a rotelle come quell'altri, Vaffanculo, quello c'ha danni a distanza, lei no. Dice bene, finisci. I movimenti sono quelli, tutto, quindi quelli sono quelli che sono rimasti vivi, quelli in sedia a rotelle. Danni ad area a distanza battono forza in un campo dove ti muovi poco. Il Nen è come Due voti a Franky. Diventa vecchio quel poveraccio di Nov per il No, poi magari c'ha paura, quello che ti pare, però Non Livio, paura, il Nen è come la shitstorm, Livio. È come la shitstorm. O piano piano ti abitui alle offese poche nel tempo, oppure come Sabaku, che è una certa bomba cazzotto di shitstorm, e o sopravvivi o no. Due voti a Franky. Vabbè, due voti a Pito. Allora Sabaku 7 per Neferpito, passo Neferpito. Chi hai votato? 1-1. Che pavido di merda. No, ma non è secondo me, non c'è pavido. Ma vince dai. Pavido. Ma vai serio. Ma sì, ma cioè, secondo me, no, se uno senza aghi non può combattere contro. Ma non è vero, non è vero, non è vero. Perché quello c'ha i razzi, non gli frega un cazzo di avvicinarsi.
i razzi. Ma non li colpisce, guarda Uborgin. Ma cosa non li colpisce? In un campo dove si muovono lenti. No, ma qua. Ma cosa non lo colpisce se si muovono lenti? Il campo magnetizzato. Ma qua infatti c'ha più senso. No, quello di prima è... che dà i punti a Frankie è proprio una buffonata. E su questo c'ha più senso perché ha più difficoltà però a schivarli. Due punti a Neferpito. Però due punti a Neferpito perché io ti ripeto che con il Ren l'ammazzi sul colpo. Se... un tizio mai vista sta cosa in Anterante. Ditemi una volta in cui un tizio viene smolecolato soltanto ad avvicinarsi. E la Torre Lotta. Chi? Quelli che stanno no, lì. Voglio una scena dove un tizio ma viene smolecolato. Ma non l'hanno fatto vedere la scena. Ma che non discorso c'è. È? Non ma c'è. Te lo dicono. Non ma c'è. Te lo dicono. Che vuol dire? Allora, se non tu, c'è. Cioè, allora possono, in Hunter x Hunter possono respirare nello spazio perché non si è mai visto che non lo possono fare. No. Tu stai assumendo una visto. Cosa. Non l'hanno che mai non visto. È mai, non è mai successo. No, non è vero. Te lo dicono. Ti dicono che quei tre. Che vengono smolecolati. Che quei tre. No, che sono morti. No, sono morti. Può voler dire qualsiasi cosa. Che vuol dire? No, che cioè, che Hisoka si avvicina e gli taglia la testa. Vuol dire una sola cosa, sono morti. Che non sono più vivi. No, sono morti, okay. può voler dire che loro si paralizzano, arriva cosa gli taglia la testa. Quei tre sulla sedia a rotelle, quell'altro senza le braccia, sono gli unici tre che sono sopravvissuti all'esposizione al Nen quando loro non sapevano utilizzarlo. Non c'è una scena hanno gravi menomazioni, ma sono sopravvissuti. Tutti gli altri sono morti. Tutti gli altri non sono morti. C'è, questo è un combattimento a favore di Frankie. Il fatto che non si possano muovere, lui possa usare cose a distanza. Ma ti legge Livio, ti legge. Non è che sto cambiando discorso. La tua cosa è lo dicono. No, ma è così che funziona. Odimo, cioè, non è che Odimo. C'è tanto a discutere. Però quando nelle altre opere lo dimo, ma non lo fanno, no. Però Frankie gli tiri i missili e tu gli hai il potere. Però non succede mai questa cosa. Nessuno viene smolecolato. Mai visto nessuno smolecolato. Ma perché poi il Nen ce l'hanno tutti. Ci sono anche momenti in cui c'è gente con l'N e altri senza e nessuno viene smolecolato no, nelle allora, vicinanze. Forse non ti spiego meglio come funziona. Non è che in qualsiasi Falce, momento sì. tu espandi il Nen, ammazzi la gente. Devi volerlo fare. C'è una cosa che esatto. mi pare si chiami il Ren. OP, che vai là, vai in mezzo alla città, sì, fai OP, cose se ammazza tutti. Sì, se vuoi ammazzare la gente. Non è mai successo. È come, è tipo la Ghida del Conquistatore. È tipo la Ghida del Conquistatore. Se non tu è lo tipo vuoi, la se no. tu... È tipo Laura de Dragon Ball, però è tipo una Kamehameha perenne. Però, allora, quello che dice Melia, non so se è proprio vero. Forse devi dare un cazzotto. Ma può essere ma pure certo che te devi dare un cazzotto. No, non devi dare un cazzotto. No, raga, non devi dare un cazzotto. Finì, mannaggia, Netanyahu. Il punto è che Frankie tira i missili a Pitou. Non gli fa un cazzo. Questa è una cazzata. Ma se tiri i missili a Uborgin, Uborgin è più pippa di Pitou. A parte fisicamente, se parla di Ren, de Nen, de quello là. E non gli fa un cazzo. Ma perché a Pitou i missili gli devono fare qualcosa? Ma allora può fare sì, l'esercito. A parte non è i missili raggi laser. Ma i laser uguale! Ma che gli fa il laser? Ma come uguale? No, non è uguale, ma no, Filippo, non sembra è uguale. Sembra un qualcosa di aura! Sembra un qualcosa che buchi il suo scudo di aura, porca Eva! Quando Pitou ha il Nen attivo, il maggiordomo rimane vivo nella casa, bravo. Non capite un cazzo! Non capite un cazzo! Non è Len che uccide la gente, non Len è Len quello che uccide la gente. In giro, sì, Len... sì. Dimmi. No, Len è quello che te fa capire chi c'è dentro esatto. un determinato territorio. Esatto. Len rileva la presenza della gente. No, ma vattene a fanculo, zivo! Ti voglio bene. È il Ren quello che può uccidere la gente. Poi non muoiono tutti, ok? Alcuni sopravvivono con gravi menomazioni e quello è uno dei modi in cui poi, tra l'altro, si può risvegliare forzatamente il Nen in una persona. Quello però è fatto di metallo pure. Ma sti cazzi, che me frega a me che è fatto di metallo? Eh no, è importante, menomazioni cose, quello è di metallo, che menomazioni... Bravo Delsin, esatto. Len è l'aghi dell'osservazione, il Ren è l'aghi del re, diciamo sì, sì. O sì. da ladro, o da ladro. E il ten è l'aghi dell'armatura. Va bene. Vabbè, io non sono d'accordo perché era uno scontro palesemente a favore di Frankie e voi due punti a cosa. Va bene. Ma Frankie è un rincoglionito con i missili e le mutande contro Pitou e lo vuoi fare vincere, ma mettemi mio occhio, mettemi uno serio.
Ma Frankie, dai! Contro Pitou! Ma non ti fai sorridere da solo! Ma metti me il maestro De Godo. Hanno votato, Alphonse. Cioè, voi dalla chat avete votato all'Alphonse contro, che era Yamcha, allo scontro, e dite a me: mandate a fanculo per cortesia. Ma pure, per favore. Ma pure Yamcha mena a Frankie, bro. Ah, certo. No, certo. Ma Yamcha mena pure a Pitou. No! Secondo me no. Vabbè, dici cagate, dai. Ah, wow, Filippo, posa il fiasco, Filippo. Ma Andrea, come ho letto talmente fuori scala rispetto a Tanterante, dai. Di merda, dici a me, tu, Maggi, che l'altro ieri hai iniziato a leggere a fatica. Bravo, e ci capisco più di te due giorni. Pensa quanto tempo hai buttato una vita tua. Non capisci un cazzo, e dal giorno uno si è capito da quando dissi scusa che attimo, la saga cioè, del madre è filler. Ma secondo te, è vero che è forte come Freezer? Ma cosa dici? Ma come cazzo fa Pitou a battere Yamcha? No, illuminami. Porco ma Yamcha è un cassonetto d'uomo. Pitou è uno dei più forti di Hunter x Hunter. Secondo me gli mena. Ma Pitou viene battuto da un Saibaima probabilmente. Dai. Lei è pazzo. Ma lei è pazzo, dai. È pazzo. Ma fanno lo scontro il Saibaima contro Yamcha che non si vedono ad occhio nudo. Appunto, Yamcha perde. Yamcha perde perché si è distratto perché è un cretino. Ma che c'entra? Ma vabbè, però posso dire che quello fa parte del personaggio. Ma dai, no, ma io non puoi... di Pitou vince Yamcha contro Yamcha. Cioè, secondo te Yamcha 1500 veloce, de potenza? Ma è troppo più veloce di Yamcha di Pitou. Ma quando la mano la vede Livio, Yamcha 1500 di potenza stava più o meno. È più forte. Il Saibaman sta a 1200, tu mi insegni? Sì. Come Radish, tu mi insegni? Sì. È più forte di Pitou. Sì. Secondo cacciatelo. Secondo me Radish è più forte di Pitou. Secondo me è un livello abbastanza simile. No. Ci siete. No. E Radish sarà come tipo livello Meruem. Vabbè, signori. Sì. No. Sì. Chi ti paga? Chi ti paga? Ma chi ti paga a te? Chi ti paga a te? Chi ti paga? Ragione, verità. Chi ti ha mandato? Comunque sia, poi la dinamica è che in un combattimento devi valutare le tecniche. Cioè, secondo me fisicamente può essere anche un minimo più forte Yamcha Saiyan di Pitou. Però a livello di tecniche, di battle IQ, cioè, secondo me Pitou è superiore. Quindi, secondo me, non è uno scontro assolutamente. Ma un raggio di Yamcha è morta. Ma quando come lo pari un raggio? Ma non lo prendi, questo, è troppo più lento. Questo voglio vedere. Questo raggio di Yamcha che uccide sul colpo Pitou. Sì, un raggetto questa va fuori. Cioè, io non so fanboy di Dragon Ball, però santo e Dio, c'ha un sistema di combattimento che è livellato molto più in alto. Non si vedono occhio, vanno già alla velocità della luce quelli di Dragon Ball. Ma che cazzo stai a te? Sì, ma dalla stagione 1 che... di chi? No, questa beh, è una farsità. Beh, non si vedono, non sappiamo. No, aspetta, però... non si vedono alla velocità della luce. Comunque, sta cosa a me mi fa triggerare. Guarda, non vedo l'ora di nessuno parlare del problema del corpo. È perché... un modo di dire la velocità della luce. No, vabbè, nessuno diciamo che è molto più è di parecchio più veloce, sì, ecco. Sì. Diciamo ma assai più veloce. Ma guarda che pure Pitou, quando arriva da Kaito non si vede. Un attimo prima sta sul Montarozzo, un attimo dopo sta davanti a Kaido, non si vede, a velocità della luce. Però tu hai tutto un sistema di riferimento in Dragon Ball che ti fa dire che il livello medio è più veloce. Ma sì, dai, il livello di Dragon Ball è nettamente superiore a quello di Hunter x Hunter. Sì, ma non il livello di... Sì, ma non quando stanno ai tempi dei Radish, sì. Certo, ma infatti ho detto che secondo me Meruem sta lì al massimo Nappa. Stiamo lì, Ma no, ragazzi, secondo me no. Poi non so come cazzo fate a comparare, cioè come io ti dico solo che io ti dico solo che questo nell'anime questo Hunter x Hunter e Dragon Ball nel senso i livelli di potenza, come fai a capire che è forte come Radish? Beh, figa, c'è coso Vegeta che vuole spazzare via la terra, cioè nel senso ce l'hai un po' di paragoni. Vabbè, ma quelle sono gli sfonnoni che dicono e lì lo tutti, dicono, cioè... non succede, capito, però ma... lo prendiamo per assodato, lo dicono. Sì, ma Vegeta con 25.000 forse pure meno di potenza vuole spaccare la terra. E poi pure Freezer con 1.000.000 non riesce a spaccare Namek perché è indebolito. Capisci perché che Toriyama che non lo voleva in realtà distruggere, sfogliatore maledetto. No. Tu sei proprio la bestia che non ha letto il manga. Freezer voleva distruggerlo, ha detto ci mette 5 minuti, sono più debole. E poi cosa previsto. Gli dice Goku, testa di cazzo? Cosa gli dice Goku dopo? Dunque è un coglione. Che cosa dice Goku? Gli dice perché avevi paura di essere coinvolto in un'esplosione.
Ah, quindi ha paura di esplosioni. Sì, perché è debole. Certo, lo dice Freezer. Quindi Freezer muore dall'esplosione di un pianeta. No, aveva paura di rimanere coinvolto. È debole. Può. È un colpo suo. Sì, ha capito che Freezer allora con un milione di potenza dovrebbe starnuti e Namek esplode. Se Vegeta con 20.000 adesso spacco il pianeta. Ma scusa un attimo. Lo dice Vegeta. Sparirà insieme a questo pianeta, glielo dice. Allora Freezer Freezer spara una palla da 30.000 di potenza su Namek. No? Se non esplode. Dobbiamo parlare di livelli di potenza. Ma lo dice. È l'intenzione. Cioè, non hanno senso quei livelli di potenza. Toriyama è da stagione 1 che ti dice: mo' esplodono i pianeti. Pure Muten fa esplodere la luna. E Muten con 150 di potenza è più forte di Pitou. E c'ha totalmente senso. No, è la follia di quei power lever di Dragon Ball. Ha totalmente senso. Non è ha un senso. Un ottantesimo, sì. Ma secondo te è più forte Muten o Netero? Netero. No, non lo so. Cioè, allora, lo sai qual è il concetto? Che un conto è uno scontro, un conto è la potenza dell'energia che fai. Cioè, se tu fai... Se mi dici, Netero muore da un'onda energetica di Muten, sì. No. Se tu mi dici, in uno scontro, è diverso. Non lo so, perché non riesco a capire... i livelli di potenza come posso accostarli quelli di Dragon Ball? Non c'è un metro di paragone. Cioè, secondo quelli di Andrix Andre possono essere forti mil come un milione. Quello è diverso. Cioè, lui mi sta dicendo, dato che distrugge la luna, distrugge Netero, se viene colpito, sì. No, io ti sto dicendo, dato che Muten ha 150 di potenza, 127 mi pare addirittura, spacca la luna in un istante, e poi... c'è sta la gente a un milione che non riesce a distruggere un pianeta. Capisci che, diciamo, Toriyama era molto metaforico sul fatto di distruggere le cose. Ma non è che non riescono, non vogliono. Io cribbio. È diverso. Vabbè. Vabbè, però è pure vero che Freezer distrugge un pianeta. Prima mi avete detto, lo dicono, non lo vedi mai. E qua lo dice, Vegeta dice che distrugge il pianeta, che cosa vuoi? Ma in Dragon Ball tutti dicono tante cose che si contraddicono. No, però aspetta, però Freezer realmente spacca il pianeta Vegeta con un'ondina del cazzo. Cioè lo apre in due. È come Muten, Freezer è un po' più forte di Muten, che spacca la luna. Ma la luna non è un pianeta, è molto più piccolo. Ho capito, un corpo celeste, lui ha 127 di potenza, bruzzolosa, lo spacca. Non ha senso. Tra l'altro c'era pure il coniglio lì che aveva portato Goku. Voi poveri conigli, tutti morti. L'ha ucciso tra la... Che disastro. Vabbè, comunque, Yancia gli spacca il culo e su questo siamo tutti d'accordo. Io almeno dico non lo so, ho la decenza di dire non lo so, però ho dei dubbi, molti dubbi. Va bene, ma vedremo settimana prossima, ragazzi, perché tanto... No, non lo vedremo più, perché sono tutti eliminati quelli di Dragon Ball. Tutti eliminati quelli di Dragon Ball? E sono passati Eren e Armin. Zabuza e Ago. Kakashi, Ed e Hall, Hisoka, Crocodile, Doflamingo e Neferpito. Livio, per te sono più forti quelli di Naruto o quelli di Hunter x Hunter? Naruto. Ma lo vedi che odi Hunter x Hunter? No, aspetta. Allora, se parliamo di potenza fisica... ti dico quelli di Hunter x Hunter. Se mi dici come... secondo me Sasuke vince contro tutti alla fine di ma Naruto. Ma Sasuke e quegli altri sono delle teste di cazzo che sparano le pallette di fuoco. Dove no, vanno? Lascia dove perdere. Vanno? No, il problema non sono le pallette di fuoco. Il problema sono tutte le tecniche oculari. Quello è il problema. Quello, ok, quello ci sto dentro. Ma quello è come un potere Nen, eh? Quello è come un potere Nen. Però è un po' più sbroccato secondo me lo Sharingan, eh? Sì, lo Sharingan è sbroccato. Ma non ti credere, ci stanno dei poteri Nen sbroccati uguale. Ma il problema dello Sharingan è che non ha delle controindicazioni. Di solito i poteri Nen sono fatti bene perché hanno sempre delle controindicazioni, delle condizioni di attivazione molto particolari che limitano un po' la dinamica sbrocco. Lo Sharingan a un certo punto proprio so perso, cioè fanno cose a caso. No, Zivido, io sono d'accordo che i livelli di Dragon Ball sono confusi, però mi avete detto, ma lo dicono, e allora anch'io dico lo dicono, e allora vaffanculo, quello è il concetto. Comunque, in generale,
quelli di altri, cioè per dire Meru è per me totalmente fuori scala rispetto agli altri. Questo braccio di occhi utilizzerò per ovviare a questo problema, cioè, Giovi. Sono Meruem, se tu prendi Meruem, per me è nettamente più forte di tutti gli altri personaggi tranne Gohan adulto. Quindi se prendi gli altri, sì, sono più scarsi secondo me del mondo di Naruto, ma per le semplici tecniche oculari, solo per quello. Poi per il resto io non te saprei dire, onestamente. Già One Piece, cioè per me Naruto è più forte, sì, pure di One Piece. Uccida meglio. Vabbè, sì. Ma io non lo so, io non lo so. Ma secondo me Hunter non sta sopra nemmeno a Bleach. Siamo d'accordo che Dragon Ball, no, è sgravato. Bleach è sta molto sopra Naruto. Ah, Bleach sta sopra. No, Bleach so pigui così, io. Vabbè, ma pure se prendi Naruto, quelli che porco Giuda sradicano i pianeti e fanno crescere gli alberi giganti, pure quelli so P, pure Madara è Cristo, cioè Madara contro quello là di Bleach perde, non lo so. Oppure Arishima, là, Shiranma è un pezzo. Toccherebbe vederlo, eh. Cioè, non so come, troppa leggerezza. Poi un conto è la forza intesa come spacco tutto, un conto sono le tecniche oculari, che non è che spaccano tutto. Beh, ma pure le tecniche ninja, cioè le tecniche ninja, poi con l'occhio. Però sì, oculari. Ashirama non c'ha un cazzo d'oculare e rompe il culo a tutti. Tecniche però perché lui, però perché lui countera le tecniche oculari. Sì, lui è un counter. Ho capito, però sì, cioè devi essere un modo per fregare. No. Ah, se counter tecniche oculari, Naruto ha vinto, cioè, no, che non ci sono più mosse da un certo punto in poi che non siano tecniche oculari. Cioè, te lo dico, è come per dire, in Hunter x Hunter vedo magari dei tank e invece in Naruto vedo dei maghi. A capizze sono più forti. Poi però presi... butti Kurapika dentro il mondo dei Dragon Ball, con la regola io posso combattere solo quelli di Dragon Ball e li ammazza tutti. No. Non li sì. prende proprio. Ma non li prende. Li prende. Ma quando li prende? Dai, con la catenina. Ma quando li prende? Come pia quelli del ragno, pia pure con la regola. Con la regola, quella limitativa bestia. Da un momento in poi, quelli di Dragon Ball sono. È una provocazione. Un po' troppo veloci. No, però ad esempio, già quelli. Cioè, Goku gli fa. Ed è morto Kurapika. Cioè, nel senso, è che c'è tanto da dire. Però per dite Kurapika è sgravo. Cioè, ma certo che è sgravo nel mondo di Hunter x Hunter. Ma secondo me frega pure quelli là che dicevi prima. Chi? Bleach, coso, con la sua regola. Non lo so, già Bleach, non lo so. Naruto, tutti. Naruto, non lo so. Non lo so. Non mai convinto. Vabbè. Tron è fanboy. Va bene. Ci sta. Raga, noi ci vediamo stasera con i linkini post lupus, quindi 21 lupus, 23:30 se va dei linkini. Ci vediamo settimana prossima per le quarti di finale siamo arrivati. Tutto. Quarti di finale. Vabbè, vediamo. Sì, sono meno di oggi, sì. Oggi ne hai fatti 16, compresa la finale, sono 13. Vogliamo fare tutto settimana prossima? Sì, sono 13, che ne fai? 4, va bene, 5. Allora settimana prossima facciamo le finali della Champions League degli anime. Perché c'è la finale la fai singola, quindi sono 13 incontri. Un saluto a Pagottino che non si ricorda un cazzo di Hunter x Hunter, tenerello, e vuole spiegarmi le cose. Ma vergognati! Niente, scusa. Ciao Pagottino. Che va cazzo bene. Dici la catena, sì? Ma che cazzo dici? Devi fare una regola, te la infili nel cuore, posso ammazzare solo Paguttino. Con gli altri sono una pippa, a te ti rompo il culo. E è non bene. Si indebolisce niente, Paguttino. Fatti curare! Saluto. E questa è l'idea più geniale di Hunter x Hunter, secondo me. Perché facendo così, a Hunter x Hunter nessuno può fare il matto. Perché se fai il matto trovi uno che gli erode il culo e fa così. E te sei morto. Equilibrio. Bah. Bello questa cosa. Con Continente Oscuro voglio proprio vedere se intanto non ci arriva mai, quindi ha fatto più forti di Meruem. Se vabbè. Ma quando batti uno forte di Meruem? Va bene. Ci vediamo stasera. Ciao. Bella, ciao. Grazie, Willy. Ciao. Trozzi. Bye.